Buonasera, siamo in onda, siamo già in onda. Adesso mandiamo un qualche invito, così non sono da solo. Allora, invito qualche persona. Vediamo se funge. Ciao Manuel, ciao Eli. Ma che tutta sta professionalità, hai visto? Ciao Anna. O capo addirittura. Ciao Antonio. Ciao. Ciao. Ciao Manuel. Ciao, come stai? Tutto Tutto ok, tu? bene, Hai di grazie. nuovo il doppio Il doppio audio? Non audio. Ah, come mai? Non so. so. Hai YouTube Hai YouTube aperto? aperto? Aspetta. Eli, sono il vostro Sono il boss. tuo. Hai provato? Provato? Sento Sento l'audio di l'audio di ritorno. ritorno. Non so perché. Se no Se no devo. ti devo togliere il Possiamo togliere il microfono. microfono. Che non siano lui. Aspetta, provo a uscire e entro. Ok, entra Ok, solo con entra il solo con lui. link di Con? WhatsApp. Ah, sì, ok. Va bene. Va bene. Il vostro boss. Ciao Marco. Buonasera. Devo dare il link. Ah, l'ho già mandato. Ti ho già mandato. Com'è? C'è la campana. La novità. Ciao Francesca, benvenuta. Ciao Lelli Kelly. Ciao Antonio, l'ho già salutato da Facebook. Adesso attendiamo che arriva l'altro capo. Vediamo se Manuel ci riprova. Ciao. Ciao. Ah, adesso va bene. Va bene? Sì. Se no c'era il ritorno della mia voce e non si sentiva nulla. Ah, ok. Aspetta, provo a togliere le cuffie. Okay. Ora? Va Adesso? Sì, va benissimo. bene? Allora Va le bene. tolgo. Puoi toglierle. Sicuramente avevi la doppia finestra, no? Ah, sì, è vero. È già capitato. Allora, cosa hai fatto di bello oggi? Allora, ho studiato inglese, Oh. poi sono andato a un parco con dei, cioè del, come si chiama, un monopattino, cioè so, mi hanno, ho comprato un monopattino già da mo' e sono andato con Ok. un amico a fare i trick. Ah beh, cos'è il trick? Non lo so. Ah, è tipo fare dei, fare i trick, aspetta, come, non so come spiegarti. Non so come spiegarti.
Vabbè, Parkour, tipo, boh. Ok, abbiamo capito. parkour con il monopattino. Ah, parkour col monopattino. Sì, esatto. Okay. Intanto ti mandano i bacini in live. Ciao, grazie. Ciao Andrea, benvenuto. C'è anche uno che si chiama come te, Manu. Ciao Manu, speravo ci facessi compagnia stasera, tutto ok? Tutto bene, tutto bene. Siamo qua. Non volevo fare la live, poi ho detto, ma sì. E che non sapevi cosa fare. Più o meno. Lo Che dico bella sempre. la maglia di Mario. Hai visto? È bella, sì. C'è un po' di anni, eh? Ah. Però è sempre bella. È così. È a casa tutto a posto? Sì. Mio padre arriva domani. Ah, ok. Sempre su e giù, eh? Sì, ma fra un po', cioè, domani arriva e sta a casa per un po' che va a lavorare ad Hannover. Ah, vicino a voi quindi, ok. Sì, però viene a dormire qua, a casa. Meno male, meno male. E poi ci sarà Natale, no? Sì. A casa sicuramente. Manca poco, eh? Un 38 mesetto. giorni, 30. Li conti proprio. Sì. conti proprio così. Ah, è vero, Manu è una signorina. Ah. Mi sono dimenticato. Ah, comunque Andrea, ci devi poi finire quella storia, ma aspettiamo più tardi, eh. A notte fonda ce la racconti. Dovrebbe entrare anche Marco più tardi. Ah, ok. Chiedono la maglia di Manuel e rosa nero. No, è bianco e nero della Juve. Lei sperava. Sai che Rosa mi sa che è il Palermo, Sì, esatto. no? Perché lei tifa il Palermo. Ah, ho Ah la maglia di Ronaldo. sì? Tra l'altro Sì. la Juve ha battuto il Cagliari ieri, eh? Non Sì, va bene. 2-0 con la doppietta di Ronaldo. Non è giusto. Adesso Vabbè, ma sai che. vedo di comprarmi la maglietta nuova, che questa è vecchia del 2019, quando è arrivato Ronaldo. Ah, ok. Me l'ha regalata Babbo Natale un anno fa, Ok. con il completo e tutto. Magari quest'anno ti arriva quella nuova, allora. È sicuro? Sicuro? Sì. Se tu l'hai chiesta, magari. La devo chiedere. Anche la PS5 devo chiedere. Eh Quella è già più difficile. sì. Ciao No, Merilu. perché un mio amico ha detto che devo aspettare il 2021. Lo so, perché non ci sono più. Perché? Perché ha un fail, cioè ha un problema nel sistema. Ciao Ruby. Ciao. Ha detto che quando la spengo non posso più mai più riaccenderla, quindi devo aspettare. Veramente? Eh sì, io la volevo comprare fra un mesetto, quando arrivano i soldi a mio padre. Ok. Ah, non i tuoi. No. No, invece sapevo che praticamente se tu la ordinavi adesso, non, siccome non c'è più, è Eh sì, rovina. la puoi ordinare. Sì. Adesso sarà già in vendita. Però ci vuole, come dicevi tu, un mese, dopo le feste sicuramente. Sì, esatto, a Natale me la regalano. Sì. Paolo, Ruby e Lellichelli qui. Sì, ho visto. Ho visto. Ruby è su Facebook. Oggi l'ho collegata di nuovo a Facebook la live. Ah. Quindi io vedo doppi commenti. Boh, domani a scuola? Sì, solo per 3 giorni perché sta ai turni. Io Ah, è vero, è vero. ho finito i compiti che ci hanno dato oggi. Ma no, hai fatto bene.
È la stessa persona, volevo dire. No, non è la stessa. Come? Vediamo. Non credo sia la stessa persona. Nelly Kelly Ruby Ruby sei la stessa, no? Eh sì, la foto è somiglia. Una agli occhiali, una no. Sì, no, a parte quello. Sì, Anna dice che lo disse lei, ma io non mi ricordo. Ah, sì, Paolo, hai visto? Oddio. Faccio sempre figure, Manuel, come devo fare? Cosa ha scritto Andrea? Aspetta. Manu, aspetta, mai prendere le prime uscite. Lascia il tempo di sistemare eventuali difetti di sistema e la PS5 ne ha. Ah, rispondeva. Visto? Sì. Ma Grazie. poi sai cosa costa anche meno dopo. Sì. Cioè, non lo so, perché io la voglio prendere quella col disco che costa la più cara che c'è. Non Ah, ce n'è ok. più. Vedi che Ruby ride? Ma perché mi confondono, lo fanno apposta. No, però un mio Grazie. amico Paolo, fallo. Ah, ok. Perché un mio amico mi ha detto che abbiamo conosciuto da un anno così, Ok. mi ha detto di prenderla subito. Appena era uscita? Sì, esatto. Ok. È inutile contraddirmi, non mi sfugge nulla. Ah, c'è anche Francesca. Mamma Daniela te la compra subito, dice. Beh, se tu la chiedi, dai, ti arriva per Natale, forse. Beh. Ciao Vale, benvenuta. Ciao. E gli viene voglia di comprarla. Beh. Stai facendo la pubblicità. Ah no, ma penso che sto parlando di un'altra cosa. Ho fatto il video della Degusta Box. Degusta Box. Ah. Allora gli viene Adesso ho voglia. appena finito di guardare la nuova intervista doppia di te e Mirko. Ah, non l'avevi vista? No. No, adesso lo so, l'ho vista prima. È bella, vero? Sì. Ruby Ruby dice che sono distratto. E quella di mamma e papà l'hai vista? Sì. Vediamo chi sarà il prossimo poi. Eh, Tu e Lara. beh, bravo, una bella idea, eh? Poi glielo diciamo a Marco quando entra. Sì. O tu e Marco. Anche, però siccome Marco fa il regista, chi ci Eh filma? sì, lo sentite infatti. Chi ci filma Vabbè, poi? No, poi. io e Lara è una buona idea. Però anche intervista doppia ai fratelli va bene. Sì. È così. Ah, poi stanno scrivendo da Facebook. Aspetta, prima Eli ha scritto. Sì, ma io voglio la Degusta Box, non la Degusta Box. Sì, perché nel video non usciva la parola giusta, no? Degusta Box. E continuavo a Sì. dire Debu, Debu. Ciao Rita, benvenuta. Io mi mangio le parole. Non è facile parlare. Così. Poi cosa mi racconti? Tutto niente di uguale. che, non sta succedendo niente di che. Hai trovato già la nuova fidanzata? No, sì, ma ci saremo messi insieme. Ah, perché l'altra volta hai detto che vi eravate appena Sì, lasciati. sì. Sì, Ah, è tornato tutto a posto, quindi. sì. Sono contento, dai, meno male. Ho visto una foto, sei lei.
Sì, è lei, è lei. Su Instagram, contenti tutti, guarda. Manuela avrà un sacco di corteggiatrici. È così? Più Più o meno. o meno. Che hai mangiato stasera, Paolo? Niente, un po' di carne, un po' di insalata, niente di... Anche perché pomeriggio ci siamo fatti una crepes con la Nutella, quindi... Ti piacciono? Eh sì, mi piace. Io oggi ho fatto i muffin. Li hai fatti tu? Cioè, io con mia madre li ho fatti Ah, insieme. sono usciti buoni? Io no, non li ho ancora assaggiati, dopo li assaggio. Ah, quindi il risultato non lo sai ancora. No. Provane uno in diretta. Bene che ti ha ripreso, altrimenti ti rubavo io. Mi stanno scrivendo da Facebook che mi stanno guardando. Ok. Dai, di che parliamo, Manuel? In attesa degli altri. Ci devo pensare, aspetta. Ci devi pensare. Vabbè, della scuola abbiamo già parlato, della PlayStation abbiamo già parlato. E tu cosa hai mangiato? Ah, io ho mangiato, mi pare, la... Aspetta che non mi ricordo. Sei peggio di me. Ho proprio Inventa, mangiato già. inventa. È impossibile. Dai, di che hai mangiato pizza, tanto noi non lo sappiamo. Vabbè, no, a pranzo ho mangiato la pasta in bianco. Ah, sì, ho mangiato allora la carne con le crocchette e un pezzo di pane. Ah, buono, buono. E invece a pranzo un pezzo di pizza che ho fatta ieri per mia sorella a forma di cuore. Un pezzo l'ho mangiato io, un pezzo l'ho mangiato lei. Beh, ah, tu direi. E un pezzo. Ah, poi a pranzo la pasta asciutta e la cosa, la pizza. Ah, ok. La Paolinite dilaga a macchia d'olio. Arriva fino ad Hannover. Anna, oggi non sai scrivere, anche tu, guarda. Ma comunque avevo capito, Oggi Max. siamo tutti confusi. Siete tutti confusi. Ciao Franco. Franco detto Banana 43. Franco Armellino, lo conosciamo di persona lui. Ma sì. Io devo pensare un altro video che posso fare su TikTok, che non so più cosa fare. Non sai più cosa fare, li hai fatti tutti? No, 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 i trend non riesco. Troppo difficili? Sì, poi non so cosa scrivere. Lucido. Fai un balletto anche tu. È così come il tuo. Come Faccio mio. il duetto. Bravo, bravo, fai il duetto. Tanto sei più bravo di me, sicuro. No. Infatti, Anna è arrivata anche in Sicilia. Mi hai visto il tempo in Calabria, che brutto. Ho Mamma mia. Questo fatto un disastro. Covid. Sì. Ah, ho le unghie nuove, Paolo. Ah, per quello non riesci a scrivere. Usa la penna. Anche tu te le fai come mia sorella, che se le fa ogni volta. Sicuro? Io, lei, Anna? No, anche a me mia sorella le fa ogni Come le volta. unghie colorate? Sì, se le va a fare, Ah. se le va a fare. Toglie quelle vecchie e mette quelle nuove. Avevo capito che tu te le facevi. No, io no. Infatti ho detto, ma strano. No, sai che anche Fede, hai visto che c'ha il colore nelle unghie, no? Ah, sì, ma
Ma sta girando anche uno youtuber, Ancora? Alberico. Lo so, lo so. Andiamo da Facebook. Più che confusi, siamo fusi. Ciao, belli. Ciao, Omar. Ah, Anna, aspetta, che ti ha chiesto se ti piace cucinare. Sì, quando... sì, mi piace. Sei un futuro cuoco? Vorrei fare il pizzaiolo. Vuoi fare pizzaiolo? Non lo so, devo vedere. È una vita un po' dura, eh? Vabbè, c'è di peggio, diciamo. Poi devi fare quello che ti piace, quindi. Ho lo youtuber inizio. Lo Sai youtuber. cosa voglio fare, Paolo? Allora, l'anno prossimo mi compro una GoPro Ok. e mi registro quando guido al volante. Quando sarò più grande li metterò su YouTube. Ah, ok, perché al Sì. volante l'anno prossimo, Sì, la prendo nell'armadio che mi registro. La prendi nell'armadio, la tieni lì buona per Sì. quando. È la prima volta che le faccio lunghe per questo. Ah. Ciao Barbara, benvenuta. Ah, Ti sì. hanno chiesto anche qual è il tuo piatto preferito. Il mio piatto preferito è la pizza. Bravo. Secondo è la pasta carbonara. Anche il mio. Allora, il mio primo piatto preferito è la carbonara, anche io. E la Ok. pizza, tutte e due. Sono d'accordo. Possiamo andare a mangiare insieme. sì. Mangiamo a pranzo la carbonara e la sera ci mangiamo la A cena la pizza, esatto. pizza. Perfetto. Penso che la pizza piace a tutti. No, perché su TikTok vedo i cibi che non mi piacciono. Ok. Cioè, uno non gli piace la Nutella, pensate, la pasta al sugo. E io ho fatto il duetto e ho scritto che ti mangi. E ti mangi. Guarda cosa ti chiede Eli, devi stare attento alla risposta. Eh? Ah, pizza con le olive o senza olive? Senza. Come se. Vabbè, no, perché io senza olive non vivo per quello. Te l'ha detto Anche apposta. mia madre ha preso da te, ha messo quando faceva la pasta ai pomodorini, no, non metteva le olive, poi sei arrivato tu e se le mette. A me non piace la pasta con i broccoli, vabbè, più o meno tante cose non mi piacciono. Beh, poi è scritto penne o spaghetti. Attento anche qua, Tutte rispondi. e due. Tutte e Spaghetti due. pochi, se no mi viene da vomitare dopo un po'. Con cosa? Con gli spaghetti? Sì, gli spaghetti non lo so, dopo un po' ho un Ah, anche problema. io non li mangio proprio, quindi penso a Le penne lisce mi piacciono anche. te. Sì, tanti tipi mi piacciono. Cosa ne dite di carne impanata messa in Ah, salsa? carne impanata, io se le Wow. mangio. Però dice messa nella salsa. Ma io la carne, quando ogni volta quando faccio la carne impanata ho maionese, cioè maionese e panino e basta. Ah, ti fai il panino con la bistecca? Sì. Buono, buono. Lo fanno anche qua, lo fanno anche qua. Senza olive perché se le magna tutto è Paolo. Ah. Comunque ti ha detto per il fatto delle olive ti perdona, Anna, guarda, ti perdoniamo. Ciao Andrea, ci sentiamo dopo che aspettiamo il tuo continuo della storia. Buona cena dopo. Ah, Omar ha scritto cotta o cruda la carne? Cotta. Vabbè, chi è che mangia la carne cruda? Gli animali, i leoni. Andrea, ti aspettiamo, sì, con ansia. Io faccio i sofficini nel pomodoro. Ah, mai fatto. Non l'ho mai fatto. Dentro il sugo, praticamente. Io la mia prima pizza cioè la pizza più grande che ho mangiato è quella che quando sono venuto
da te che siamo andati a Bayern. Quella era veramente grande. Quale Ti pizza? ricordi? Quella che siamo andati tutti insieme con Mirko, con tutti. Che Ah, siamo andati, sì. che sono venuto. Quella era veramente grande. Quella pizza gigante, sì. E Sì, esatto. quando siamo andati una sera? Sì, una sera. Ma adesso, da poco, dici? Sì, da poco. Ah, no, perché tuo papà, io l'ho mangiata con tuo papà, ma quella lì era Eh sì. veramente gigante, quella lì. Alla pizzaiola. Ah, ok. Ah. Io conosco sì le fettine alla pizzaiola. I sofficini no. I sofficini alla pizzaiola non li conosco. Aspetta, vedi. Credo che si riferisse a Barbara, il commento carne cotta o cruda. Ah. Ah, ecco. Beh, Sì. Ma ci confondiamo anche con i sofficini. Omar ha scritto tanti Paolo. Prova, sono buoni. Allora Mary Lou poi mi dà la ricetta. Se no io butto i sofficini direttamente nei pomodori. E comunque l'argomento più bello è il mangiare, visto? Ogni Beh, volta sì. Esatto. cadiamo lì. Dunque anche Eli dice, mai provati con la salsa. Mi sembra una cosa un po' particolare, non so. Ha fatto freddo lì oggi. Qua Oggi non tanto, ieri tantissimo. Ieri era sotto zero. il tempo è uno schifo. Oggi era bello, siamo stati al lago, era abbastanza Ah. bello. Però ieri c'era Sono nebbia, tutto c'era ghiaccio, nuvoloso. tutto. 5-4 gradi. Qui era sotto zero ieri. Madò. Sì, era tutto ghiacciato, era tutto bianco. Madò. Io ho fatto i bastoncini di pesce con un po' di salsa, sono buonissimi. Buonissimo. Dobbiamo provare allora. Io mangio il pesce, il Findus. Eh sì, Quel sono i più buoni. sì. Alla pizzaiola. Sì, anch'io conosco la carne alla pizzaiola, però. Da oggi ci sono anche i sofficini alla pizzaiola. Ah, cotta, ma che cruda. Origano, aglio e pepe, poco sugo. Io ogni volta quando andiamo, quando ogni Natale, quello è più buono, Manu. Ah sì, è il Findus. Ogni volta che andiamo in Italia per Natale, che quest'anno non ci andiamo, Lo so. ogni volta, quando la prima cosa che andiamo a Torino, mi prendo il tè alla pesca, perché qua non c'è. Non lo trovi? No, No, c'era una volta, ma mai più visto. qui qualche volta c'è anche quello italiano. Ah. Sì, addirittura ci sono quelli piccolini estate, li conosci? Ah, sì. Oppure le bottiglie, sì. Mi sento ancora il gusto in gola di quell'estate lì. Sono troppo buoni. O lo San Benedetto o questo. Troppo buono. Eh sì, vedi, ma siamo in Germania e cosa vuoi pretendere di mangiare? Non come in Italia, che ogni regione ti lecchi i baffi. Però No, i il prodotti cibo più italiani buono che sì, mangiate è quello italiano. ma qua si trova quasi tutto, dai. No? Sì. Bisogna cercare un po' di più, però ci sono. Qua, Paolo, qual è la temperatura più bassa che c'è stata da te? Lo so io, mi sa, lo so. Prova, vediamo. Meno 12. No, Meno molto più 20. ancora più freddo. Meno 30. No, un po' meno, meno Meno 23. 25. Meno 23.
Madonna. Sì, è stato tipo 5 anni fa, sei Ah, anni sì, fa. me lo ricordo che me l'hai detto. Sì, terribile. Mamma mia. Pensa che non c'era neanche l'acqua a casa perché si era ghiacciato tutto, tutti i tubi. Madonna. Però non l'ha più fatto così, è arrivato a meno Il 13, primo anno. 14. Ah, ok. Il primo anno che sono stato qua, non di freddo, di pioggia, tutto allagato era. Ah sì, ha piovuto Sì. molto. 24 su 24 ore su 24, tutto allagato. Sai dove stai tu? Confronto a qui è più caldo, Sì, lo so. eh? Anche se è Perché strano, perché tu sei più a nord ed è più caldo di qua. no, eh sì, mi sa Sì, di sì. te lo dico io, sì. E poi piove anche di più da voi. Molto di più. Strano, eh? Estate non lo trovi. Io qualche volta l'ho visto qua. Io quando la prossima volta che vengo da te me ne compro due, massimo tre casse. ti riempi la macchina di tè. Sì. È quello che hai detto prima. Come si chiama? Beh, San Benedetto. Sì, esatto. C'è. Poi d'estate lo trovi sempre, ma d'estate ancora di più. Poi non ho più guardato se c'era. Perché Ah, ok. è un negozio di attrezzi dove ci sono tutte le robe o barbecue o roba per le macchine. È sotto Kaufland un Ah, negozio. e lo trovi lì? Ok, Sì, sotto, sì, esatto. ok. Lo trovavo. Lo trovavi, sì. E quando vieni qua allora ti porto a comprarlo. Grazie. Io non posso berlo per lo zucchero. Ah. Però prima lo bevevo, ne bevevo tanto. Io quando finivo una bottiglia, ne usavo un'altra. Ne iniziavi Era subito un'altra. tutto così, tutto così. Lo avevamo un tempo alla metro l'estate. No, invece qui ci sono dei negozi che vendono roba italiana, no? Anche da noi, però a 30-40 km da qua. Poi è caro, mamma mia. Un Ah, che caro anche qua. pacchetto di Ponzi, 20 euro. No, 20, no, è possibile. No, no, 20-10 euro. I Fonzi d'oro. Sì. No, Dei qui è biscotti, le gocciole, 5,90 sì, quelli anche qua, i biscotti del Mulino Bianco, tipo pan di euro. stelle, Sì. 4 euro, Vabbè, 4 qua ci euro, sono, quando c'è la settimana italiana, c'è sempre pan di stelle, le gocciole mai, una volta. Però le pan di stelle ci sono anche al Lidl, alla Lidl. Sì, io vado sempre al Lidl, o qua l'Aldi non ci vado quasi mai, No, no, no. è Vedi, piccolo. sono sconvolti dai prezzi, vedi Mary Lou. No, ma dove ci sono i prodotti italiani ti spellano. Ah. Non vado mai. Lo sai che ho cambiato telefono? Ah, quale hai preso? Sembra un iPhone 10, però sembra perché ha la telecamera di fianco e ha Ok. quattro telecamere. Ha un Redmi Note 9. Ah, buono, lo conosco, lo conosco. Sì? Buon È perché telefono. lo conoscono in poco, lo conoscono. Quindi adesso se lo stai usando? Sì. L'altro Ah, ok. mi è caduto quello che ti ho fatto vedere, quella quando ero. Ah, tu mi hai detto che era indistruttibile. Ho Non era così. parlato. Non riesci a girare la camera, Manuel? No, o la faccio così, o la faccio così, è sempre uguale, non so Forse perché. c'hai la rotazione schermo bloccata. Vediamo. Rotazione dello schermo. Rotazione. Oh. Ah, hai messo la maglia Ciao del Cagliari Marco. apposta. Il Cagliari oggi. Juve Cagliari. E allora, ciao Manuel, tutto Ciao. a posto? Sì, tu? Tutto bene, dai.
Mi dicono bel telefono. Bel Ah, telefono. grazie. No, che ho cambiato telefono. Forza Juve, c'è un altro Antonio. Antonio. Antonio! Allora, qua, dov'è? Qua. Antonio, vuoi venire a Grazie. salutarti? Che sto cercando di fare una cosa qua con il telefono del rotazione, ma Tu li vedi i commenti, Marco? Solo quelli che metto io. sì, adesso ce l'ho aperta. Ma vedi, però se chiudo c'ho meno luce, si vede meglio, no? Così vedo molto meglio. ah sì, ah ok, E mi li fa anche meno metto riflessi sugli occhiali, ma non leggo i commenti. Dai, io, li metto tutti, dai. mettili tutti. Così lo vedi, ad esempio? Sì, vabbè. Antonio, vanno bene. Adesso siamo tranquilli. Antonio, vuoi entrare con la maglia della Juve? Ciao, Enrico. Io sono già Ronaldo. Ti sei già Ronaldinho. Si può dire. Oi! Chiamano Arrivo. la moglie chiama beh, anche io vorrei farlo sul computer, sta cosa qui. cosa? Dovrei andare sul computer di mio padre, la live, così sono più comodo Ah, eh sì, certo. che il telefono. Basta andare su YouTube e cercarti, Sì, infatti. è come il computer, è come il telefono. Però sì, è tutto più comodo, vedi tutto meglio, sì. 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 Ma stasera non c'erano partite di calcio? Mi sa di no, o forse sì, no, domani gioca Napoli Juve. Cioè, Ah. pensa, oggi eravamo secondi, siamo andati quarti. Ah, ok. Pensa. Marco non c'è, comunque. Mamma, Marco, mi fai fumare anche a me. Ah, non ce l'ha la maglietta, Antonio. Ah. Ah, comunque mi dicono che c'è Napoli-Milan. Sì, Napoli-Milan. Ah, Oggi o no, domani, non lo so. sta giocando perché dice che, guarda, vince il Milan. Ah, ok, sì. Ciao Omar, buonanotte. Buonanotte. Ho la serie in TV. Oggi ho visto un'altra serie sugli zombie, bellissima. Ah, A ma come me mai ti piace cioè, ti piacciono i zombie? la... mi piacciono, non lo so, da sempre. Poi ci sono queste serie TV adesso che mi piacciono, mi prendono tanto. Ciao! Ciao. Com'è? Bene, aspetta che c'è una luce qua, Avevi la luce luce? cieca. Avevi la luce di Barbara D'Urso anche tu? Sì. Aspetta che stavo guardando solo come Vai tranquillo. aggiustare qua. Ah, allora. Aspetta, Ti aspettiamo. è che non. Aiuto! Dai, ci siamo. Riflette un po' la luce della TV, ma ci siamo. Ah, non fa Allora, niente. aspetta. Guarda, anch'io sugli occhiali ho tutti i riflessi ogni Ciao volta. Antonio, ciao Paola. Ciao. Eccoci. Mi Com'è? salutano tutti, eh. Io ogni tanto Salutate, mi metto i commenti salutiamo qua. anche noi. Allora, come vanno queste dirette, Paolo? Bene, bene, dai. Oggi ne ho fatta una sorpresa. Vedi Sì, che mi bene, fanno sempre compagnia. bene. Guarda che noi stiamo guardando cosa stiamo guardando Napoli-Milan, Ah, è vero, c'è un po' di eh? Milan oggi. Oggi. Sta vincendo il Milan, eh. Anche perché Quanto? Juve-Cagliari c'è stata ieri. 2-0. Ah sì, Giocavano purtroppo 2-0. l'abbiamo vista. E quanto Ah, sta lo per fanno da quanto sta solo vincendo il Milan? Sky. Hai Ciao. letto? Quant'è? Credo che non puoi. 0-0? Sì, no, vince il Milan 1-0. No. Ah, Ok. boh. Indovina chi ha segnato? Primo Ibrahimovic. Ibra, Ibra. Bravo. E chi se no?
Stavo guardando prima Io ne ho 12. praticamente i due capocannonieri del campionato sono Ibra a 9, 39 anni, Che Ronaldo storia. Ne 8, ha 36. 35. Forza Milan, qua dicono. Forza Cosa? Milan. Vedi che sono come il vino, più Ronaldo invecchiano e 36 più anni, io buono. penso che ne aveva, cioè che ne avesse 30, 35. Ho 36, 36 mi più o sembra. meno, Ma non so. ciao Poi mi Sara deve fare. ciao Sara Vabbè, comunque. Ci sta? benvenuta Sara, ci La cugina. Ma tu segue dov'è? tutta la Perché famiglia, c'ha tutto il mondo. leggere? Siamo internazionali. Perché c'ha leggere là sotto? No, Quando metto il scusa. commento così, lo vedete, Antonio, Paola? Oh, per Ciao carità. cugini, mi sto guardando. Imperia bella, Imperia. E Sara Chi è Manuel? questa? Ah, sì. Sto guardando da Imperia. Ok. Oh, no, non è nostra cugina, no, non c'entra niente. No, è parente dall'altra nostra parte. Cosa avete fatto di bello oggi? Noi lago. Passeggiata al lago oggi, sì. Io sono andato con il mio monopattino con un mio amico. Ah, Hai ok. capito? Noi chiusi in casa, come sempre. Noi dalla camera in salotto. Come ha detto lo zio, Dalla dalla cucina al cucina balcone, alla. dal balcone al divano, dal divano alla camera. Dai. Noi Dai, dai. Siamo più fortunati. Voi sì, potete uscire. Qui Ciao invece, guarda, Tiziana. non vedo l'ora che sia domani che vado a lavorare. Non vedi l'ora. È vero, così esci di casa. sì, ma solo per quello, eh. Non Manca solo lo pensavo di zio arrivare a sto Tonino che punto. sarà davanti alla partita. Lo zio Tonino. Bisogna Chi è zio chiamarlo, ma. Tonino? Riccardo manca anche. Manca solo lo zio Anche Tonino che sarà Riccardo. davanti alla partita. Oggi non viene? Non lo so, dovrei Ma invitarlo, non so se sta guardando. come mai che Marco è sempre così bello abbronzato? Che storia è lì? Cioè. Abbronzato. È È la lui, luce apposta che abbronza. è vero che c'è il sole, ma che c'è il sole anche d'inverno, però. Ma va, è la versione No, inversa di Barbara D'Urso. no. Lui ha E le c'è luci al lui dietro che contrario. sono scuro davanti. Io sono pallido come sempre. E io allora, oh, vuoi capire? Anche Poi da quando ci noi. hanno chiuso in casa Sembriamo tutti siamo tutti di abbronzati colore qua. grigino, sai quello proprio. Tipo Sì. muffa, hai presente? Mamma mia. Ma cosa volevo dire? Ma solo quattro possono essere in contemporanea, Paolo? No, fino a 10, credo. Ah, poi, madonna. Pensa a te, 10 su questo schermo del telefono di Tony, io capirei un tubo. Io lo vedo sul computer e vedo tutto più Molto grande. meglio. Siamo più fighi, Paolo, sul computer, siamo più belli. Bellissimi. Immagino. Dai, il computer e lampada sì. Paolo, quando fai la prossima live? No, forse è martedì, non lo so. Martedì vengo sul computer, meglio. Ah, va bene. Ciao Sara. Pronto? Se giri il telefono Pronto? sarà No, meglio. Come? perché se così è così, è lo stesso. Boh. E come? Ancora? Siete tutti positivi, Sara? In casa per la quarantena, martedì, terzo tampone. Speriamo vada bene. Il terzo. Mamma mia, ragazzi, che disastro. Tosta, eh? Ah, sì. Tosta prendersi il Andrà tutto culo. bene. Sì, andrà tutto bene. Speriamo. Ma Ma. qui va sempre peggio, altro che tutto bene. Ma qui Ma qui aspettiamo aspettiamo mercoledì che ci danno altri ordini. Cosa ti Ah, danno mercoledì? vi danno altre. Mercoledì vi chiudono in casa anche a voi. No, quello non Speriamo di credo. no. Marco, che ci stai facendo una bomba?
E comunque noi anche Non vedi che rido tutto il tempo? aspettiamo verso fine mese che devono dire qualcosa di nuovo, però Ma io penso quest'anno che solo a gennaio. Prima di gennaio non si sblocca niente. Come... abbiamo secondo Sento me a l'eco. gennaio riducono ancora. Sento un po' l'eco. L'eco? Sì, lo sente Anche anche io lo Anna. sento solo. Ecco, adesso no, va benissimo. Eri tu, Manuel? No, io sento solo Paolo e Antonio. Boh. Marco lo sento giusto. Forse c'ho io il volume alto delle No, casse. Boh. no, Paolo Come mi giusto, senti cioè Marco giusto. adesso? Ciao, Guarda chi c'è. Buonasera. ciao. Aumento. Chi è? Ciao, zio. Oh, zio Ehi. Tonino! No. Buonasera a tutti. Lo sappiamo che stai guardando il Napoli. Ci abbiamo la Perché mente dici? scarica. Antonio! Aspetta, Ma va, dobbiamo accendere fanculo! la vela. Ehi! Hai visto l'Inter col Torino? Visto l'Inter col Torino, amore. Un attimo, è che sta cercando un cavetto perché abbiamo il telefono che si sta scaricando. Ah, Ah, bello, l'ho visto, non mi tra un po' abbassi inizia la le partita. partite. Zio, ricordati le parolacce. Paolo, metti i commenti, sennò qua non si legge Ah, niente. sì. Buonasera, zio. Ti salutano tutti, ti vogliono bene ormai. Ciao a tutti. Ragazzi, ma a me il calcio mi piace troppo. Sentiamo tutto a scatti, zio. Io sento bene. Anch'io. Ecco, perché cambia telefono. Ci sei? Ok. Allora, hai visto l'Inter che rigore che gli è andato? Vedi che sentiamo tutto. Doveva perdere il Torino, No, niente non da l'ho fare. visto. Non l'ho visto. Allora, è la Visto fine al che ieri ha campo. giocato Juve Cagliari, io e Marco ci dobbiamo fare una partita insieme. Hai visto la maglietta di Manuel, zio? Senti, non mi fare dire le parolacce. No, no, no. Quella E maglietta là, sai indovina. che E sono indovina chi sono, chi c'è dietro il nome. Ascolta, io quella maglietta là la adopero quando vado in toilette. Beh, Capito? sì, vabbè. Cattivo. Però ho Come mai avuto una sente maglia zio del Torino Napoli solo a che l'ho scatti, buttata. solo lui? Vabbè, io non tifo mica Napoli, io tifo La Torino. connessione forse, Antonio. Ah, allora. Ah, ok. Ma voi vi Va sentiamo anche bene, bene? ragazzi. Posso stare fin quando non inizia il secondo tempo? Va bene. Una Sei bella come partita. mio zio, vai, vieni, come se fosse casa tua. Allora, è andata bene l'altra sera, il compleanno di Sara. Sì, Di Mirko. benissimo. Ma non era Sara che faceva gli anni. No, era Mirko. Ah, Mirko! Io Zio! pensavo che. Fagli gli auguri Zio! allora, Mirko, Aspetta. auguri. Guarda Dimmi. che qua, Ma sei Tonino! Mirko? Guarda Scrivi di qua! qua. Sì, gli ho appena scritto. Cos'è Guarda! quello? È un Ehi, non vedo panettone! bene. Vabbè, è là, ma qua e qua non c'è. Anche noi Sappi ce che se l'abbiamo il non apro non lo panettone. mangio io, A me Va non bene, piace. dai, mangialo pure, va, alla mia salute. Ma quello è il No, panettone no, famoso te che lo fanno facciamo loro. spedire, te lo facciamo Non so spedire. qual è la sua. Sì, ieri ti sei scialato, eh? Polipo con patate, Amico. spaghetti alle vongole. Ah, hai fatto le foto del polipo con patate, spaghetti alle vongole. Ah, Sì, poi avevo i Antonio! gamberetti, la Mi siete torta, proprio l'ho scialati, fatta eh? io. Mi ho risparmiato la Vuoi venire a torta. salutare? Dai, vieni. C'è Noemi che vuole salutarvi. Buono il panettone. Ciao Ciao Noemi. Noemi! Bravissima! Mandami un bacino, Giorgio. Ciao! Ciao! Come stai? Qui!
Stai bene? La reggio con mamma, legra lì. Silenzio. Non è letto, dai. Lara ci sta chiamando. Saluta a tutti. Che domani c'è l'asilo. Buonanotte. Saluta a tutti, mando un bacione. Ciao. Ciao. Buonanotte. Buonanotte. No, ti chiudiamo. No, te la... Ma ci sentite bene noi? Sì, un po' bassi, ma ci sentiamo. Sì. Allora mia moglie sentiamo. Tu devi conoscere ancora la famiglia, Come? Come? Sara ha scritto, che meraviglia, lei non conosce ancora nessuno, no? No. Vabbè, mamma è oggi in Germania. Ah, la sua famiglia, Sara e Noemi, no, vero. No, non l'ha mai vista proprio. Neanche Sara. Chi è che stava subentrando? No, questa è Sara. Dobbiamo alzare la mano. Cioè? Dico, per cosa? Non ho capito. Non ho capito. Se ne entrano, se entra ancora qualcuno, io non vi vedo più. Non penso che cambi la connessione senza più gente. No, perché il telefono è più piccolo. Devo organizzare almeno col tablet. Basta tuo padre dov'è? Buonasera. Ciao. Chi è che ha salutato? È solo che Elena. Io sto salutando chi sta entrando. Ascolta un attimo le cuffie perché è troppo alto qua. Arriviamo subito, E io vi saluto perché inizia la partita. Da zio ci sentiamo dopo. Tanto stiamo fino alle 2 di notte qua. Sì, alle 2 di notte. Io domani lavoro. Sono mica come voi. Cosa fai di bello domani? Domani lavoro? Pulisco casa? Vabbè, anch'io lo pulisco. Io sono l'unico che vado a scuola. Che va a scuola. Che va a scuola, sì, Che vai a scuola, ma qua mi sa che l'unico che lavora domani sono io. È entrato zia Piera. Ma dov'è che è? Zia Piera, è entrato zia Piera. Quella non è capace. Ciao Antonio. A tutti buona serata. Antonio, un saluto a Antonio. Forza Antonio la riccia, bravo. Forza Antonio. Antonio, bravo, hai scritto giusto. Siamo i primi da sotto però. I primi da giù, va bene lo stesso. Paolo, ma zia Rosanna non viene? Cioè non entra? No. Ma a volte ci guarda, eh? Ah, sì, infatti non ci guarda. Sì, oh, guarda sicuro. Ragazzi, ci vediamo dopo. Ciao. Ciao. A dopo. Ciao. Ciao. Ciao, zio. Ciao. Un bacio. Ciao, Livio. Ciao, Livio. Adesso siamo rimasti in quattro. Siamo rimasti. Sì, Marco è andato a prendere cuffie. Paolo, dimmi, ma se io poi mi collego col tablet, no? Sì, come facciamo col tablet? Gli metto, vabbè, mi vado su YouTube e gli metto il mio account, giusto? Ma come faccio a entrare da lì? Ah, metto il link sulla chat di YouTube direttamente. Ah, ok. Puoi entrare da lì. Così almeno vedi più grande. Il tablet è più grosso. Va bene. Perché adesso, sai, ho il telefono anche che ha la batteria un po' ciucca. Ma più che altro che va bene. Ah, e che ha bevuto un po' troppo, allora... Sì, col tablet va molto meglio. Io ce la posso live col computer, basta telefono. Sai cos'è? Che noi il computer non lo attacchiamo mai. Ok. Allora, arrivo. Non stiamo mai a accenderlo. Adesso provo a attaccarlo sul tablet. Mettiti il mio. Va bene.
attaccati col mio wifi. Così proviamo a vedere se prende meglio. Ah, ma è uguale. No, non è uguale. Un attimo che guardiamo se... Ma fate pure, Paolo. Fate pure. Guardiamo se riusciamo a farlo funzionare un po' meglio, perché... Ok, ok. Io dove devo andare, Tony? Rete mobile. Posso dire che è la sta guardando? Attendiamo. Cosa? Ok, adesso proviamo. Proviamo dal wifi del mio telefono. Come stai, Paolo? Tutto bene tu? Tutto a posto, tutto a posto. Tutto a posto. Paolo, sto riposando. Non fai niente, non lavori. Esatto, esatto. Purtroppo non posso viaggiare. Paolo, mia mamma sta guardando la live. Ah, lo so, Manuel, lo so. Che dicevi, Paola? Hai cambiato stanza, Manuel? No, no. Ah, pensavo che eri in un'altra stanza prima. No, la stanza dell'altra volta è camera mia, che c'è mia sorella. Questa è la camera dei miei. Stacco, vabbè, Paolo. Stacchiamo. Va bene, se vuoi entrare fammi sapere. Ok, ok. Mamma mia, che stanchezza fare le scale. Ah, per quello c'è il fiatone. Sì. Eh sì, le scale sono terribili. Ma tu sei giovane. Marco è andato a prendere le cuffie. A me mi fa male una gamba oggi, mamma mia. Come mai? Non lo so, ho camminato un po' di più. È la vecchiaia. Sai perché, sembra che ho cambiato stanza? Perché prima ero qua, c'è un muro qua. E sono messo così, che sono scomodo, così ho messo il telefono qua, con le bottiglie. ecco perché. C'era così. Qualcosa di diverso. Sì. Per quello. Ah, oggi Anna Maria sono stato al lago, di nuovo, siamo stati di nuovo al lago. Un lago diverso. Era bello? Cioè, beh, faceva caldo, sì, o freddo? Caldo. No, si stava bene, non c'era né freddo né caldo. Normale. Normale, tiepido. Sì. Tiepido. No, però l'altro giorno ho fatto una camminata di quelle serie, no? Mm-hmm. 10 chilometri e però mi ha distrutto le ginocchio. E... Mm-hmm. Ma passa, passa. Io adesso sono fermo col calcio. Non si può fare più niente. Prima facevo calcio, ma facevo una corsetta di 6 chilometri. Ok. Pesante. Eli mi sta ricordando che ho mangiato la crepe per la dieta. Che bella dieta. Vabbè, oggi è domenica, dai. Veramente anche ieri al compleanno di Mirko ho mangiato... un pezzettino di torta. No, oggi è il compleanno di un mio amico che abbiamo conosciuto qualche mese fa. Ok. Noi a casa un po' di pulizie e a casa con la bambina raffreddata. Giornata casalinga, allora. Marco ha abbandonato, non lo so. Eh sì, cercava le cuffie perché c'era troppo rumore. Sai, dorme mamma e papà lì, vicino. Ah, sì. A meno si mette le cuffie e non disturba nessuno. Sì. Tu cosa fai domani? Domani mattina esco con Mirko, come al solito. Dove vai? No, andiamo qua a bere un caffè, comprare due cose. Faccio un salto anche in gelateria. No, ma è chiusa, eh? Ah, sì, è vero. È tutto chiuso. Valivio, io pizza ieri e oggi
e poi camminata. Hai dovuto camminare molto, eh? È triste la dieta. Per una volta ci sta uno sgarro durante una dieta. È uno sì, ma poi quando è tutti i giorni... Io fra 2 anni mi iscrivo in palestra. Fra 2 anni? Eh sì, si può fino a 14 anni, io non ne ho 12. Ah, da 14 anni? Beh, certo, certo. Sì. Fai bene, fai bene. Fai un po' di faccio muscoli. Già un po' di sport, di un po' di muscoli, li faccio. Ma... Pensa, sono il più veloce della classe. Ah sì? Bravo. Abbiamo... Allora, un giorno abbiamo fatto un giorno, tutto il giorno matematica in vari gruppi, no? Poi siamo usciti alle 11 invece che all'una, abbiamo fatto 4 ore. Poi allora abbiamo fatto una che pioveva quel giorno, ma poi ho smesso subito. Abbiamo fatto tutto il giorno matematica, tutta la mattina matematica, poi il resto della mattinata abbiamo fatto, devono essere solo 3 i più veloci della classe, ciao, okay. No, io ero tra i più veloci, poi solo un quadrato di un metro, quindi 4 metri, tutti tagliavano, abbiamo vinto, e quella che parlava ha detto non barate, non tagliate. Noi ci abbiamo messo 23 secondi una alla volta e 77 secondi abbiamo vinto. Senza ma me l'ha detto anche la maestra che sono stato il più corretto perché non ho tagliato, mi sono fermato, però sono stato lo stesso più veloce. Livio ha detto io vado già in palestra, ma lui ha più di 14 anni, mi sa. È un po' più grande, però fa bene, fa bene. Elena, noi siamo per gli sgarri con in mezzo un giorno di dieta. Ci piace. Anche mio padre si deve mettere a dieta adesso. Io sto mangiando in maniera più sana, ma non ti dico la sofferenza. Anche tuo papà? Sì. Beh, ma lui sta bene, non è che ha bisogno. Però. Sì, sì. Diciamo ogni tanto fa bene a tutti, però... Sì, sì. Io sì, sono il più magro in questa casa. Più magro, veramente, sei più in forma della famiglia, anche gli altri, anche mamma, è sempre uguale mamma. Marco secondo me è andato a mangiare qualcosa e ha chiuso la cam. Si chiude, si non posso vedere. Elinu, sto parlando di me. Ma sì. Ah, aspetta, metto il link per Antonio e per chi vuole entrare. Ah, okay. Antonio, ti metto il link qui. Dovrebbe uscire tra poco. Chi è Antonio? Falchi. Ah. Quello che c'era prima. Ah, sì, sì. Aperta, no? Sì. Ciao. Livio? Io non lo vedo. No, non si sente, non si vede. Ciao, 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 ciao. Ah, buonasera a tutti. Ciao. Ciao. Ciao, okay? Ciao Manuel. Ciao. Come va? Tutto bene, te? Tutto a posto, tutto a posto. Sono stanco oggi, stanco morto. Perché? Hai camminato? No, ho riposato troppo. Anch'io, no. Io quando devo uscire, alla notte, gioco un po' la PlayStation, però qua sulla sedia stanco. È uguale, ho già detto entro senza telecamera, così non, okay. non spavento nessuno. Ma no, ma va. Oggi sono stanchissimo. Ci sono quei giorni più che ti senti proprio stanco, vero?
Adesso è proprio andato. Infatti. Ci abbandona. E poi boh. Cosa? Un colpo di sonno. Sono stanco. Ciao. Ah, è tornato, aspetta. Io devo andare a tagliarmi i capelli domani. L'avevi detto già l'altra volta, mi ricordo. Anche io, Manuel. Anche io vado a tagliarmi i capelli. Ciao Maria Grazia. Ciao Maria Grazia Currelli. Ciao. Però li taglio solo di fianco, sopra e lascio crescere come non so cosa. Manuel, a scuola adesso cosa state facendo? Siete fermi? Fate no, da casa? Vado solo, cioè i turni facciamo. Ok. Siamo in un banco solo, uno per ogni banco. Ok. E vai un po' di volta a settimana o vai tutti i giorni? No, allora domani vado 3 giorni, poi tocca all'altro gruppo che vanno solo 2 giorni. Però potete mandare Elena fuori dal gruppo? Elena fuori dal gruppo, Paolo? Perché ha detto Nutella. Nutella, non si può dire. Non sto scherzando, Elena, naturalmente. Elena, se vuoi ti dico una bugia. Diglielo, Luti, diglielo. Eli, diglielo. Io invece quando sento o sento vedo la parola d'acqua o video o film o set, cioè questo non l'ho capita. Ogni volta che guardo un film o un video o sento, o quando sento la parola acqua o la vedo o quando vedo l'acqua o sento. Anche io quello mi viene sete. È vero. A proposito, io vado a prendere l'acqua un attimo. Vuoi la mia? Te la passo. Bentornati. Eccoci qua. Guarda, tira su un po' la luce. Si sente anche meglio, Antonio. Si sente meglio? Sì, siete un po' più bui, ma però non... Si sente meglio. Adesso bene. Accendiamo, aspetta Paolo. Sì. Noi anche vi vediamo così. Meglio. Ah, molto meglio. Vado a prendere un po' d'acqua, aspetta. Sì, fai. Manuel, trattini da serata. Allora. Vai. Vai. Chi è Livio? Non si vede. Cosa Livio? Posso dire? Non si vede Livio. Livio, metti sono la foto. Livio è solo, ha solo voce. Solo come voce. Si mette la foto? Ma Paolo, come si mette la foto? Basta attivare la telecamera. Dare il consenso alla telecamera. Si può tornare indietro a vedere il suo cose di YouTube. Io purtroppo mai sete. Arrivo, anch'io Anna Maria, la stessa cosa. Dovrebbe cosa ha scritto? Io purtroppo mai sete, ma dovrei bere. Ah sì, è perché fa bene bere. Paolo... Però Manuel non fa bene bere per tante persone. William, che Paolo sa di chi sto parlando, sì. Per esempio i dottori gli hanno detto che non deve bere più di 1,5 litri di liquido al giorno. Come perché mai? Se no rischia anche un infarto. Perché ci sono purtroppo certe malattie nuove che bere troppo fa male. Ah, quello sì. Però ti blocca le vene, ti gonfia i polmoni. Adesso ho paura di bere. Adesso. No. No, ma è vero. Paola, li vedi meglio i commenti così? Sì, okay. Molto meglio perché si vede bello grande. Visto una ricetta buonissima, 2 cucchiai di Nutella, un uovo, farina, tutto dentro una tazza e poi alcuni minuti al microonde. Livio non legge. Livio, tappati gli occhi. Elena. Paola, vuoi essere la mia lettrice ufficiale di commenti? Io faccio Elena, sto avendo un infarto. Se vuoi, bravo Manuel. Buonasera. No, ha detto Paola, non ha detto. No. Mi sentite? Bravo Manuel, che va bene. È tornato Marco. Paola, mi Marco, senti? Forse è chiaro. Ti sento, Marco, senza webcam. No, è perché sennò non ti si vede a te. Così. Maria, bevi che ti passa il mal di testa. Come ci vedi, Marco? Ma che bello. Voi mi sentite? Sì. La mia bella copertina. Forte e chiaro, amico mio. Perfetto.
No, perché c'è l'audio delle cuffie, mi sembra. Ah, no, no. No, no, c'è l'audio del microfono qua. Paolo, adesso mi sentite meglio? Successo. Ci capisco più niente. Sotto il c'è canale di Paolo, di YouTube, sotto, c'è scritto... Sì. Cos'è che hai scritto sotto? Ah, lo leggi in banner. Il tuo tutti a casa di Paolo. Tutti a casa di Paolo. Com'è? È il titolo. Il titolo sotto. Tutti a casa di Paolo. Aspetta. Ah, ho scritto, aspetta un attimo. Ho messo... Cos'è scritto? Tutti a casa di Paolo. No, tutti a casa di Paolo, fatemi compagnia stasera, sì? Argomenti scottanti. Ma il titolo scottanti cosa ho scritto? Ah, scottanti ho scritto, esatto, scottanti, cosa vuol dire? Paolo, qualcuno... stai sempre pensando a scottare, qualcuno ti sarà domandato come ciao Francesca, ciao Francesca, ti piace? Scottanti è bellissimo, Cosa è molto dire? Bello. Vuol dire qualcosa? Non l'ho letto, non l'ho letto neanche io, sinceramente. 2-1, in realtà 2-1 hanno segnato. 2-1 in realtà, scoccando, l'unica cosa che scocca di solito è o la freccia di Cupido, oppure quando è scoccata l'ora. È vero. Ma sai cos'è? Non lo cambio, mi piace così. Ma sì, Paolo, è più simpatico. Ormai scocca. Ma guarda che noi ci siamo collegati per quello, Paolo. Esatto, attira l'attenzione. Ma è successo che quando bevi l'acqua da tanto, l'acqua tedesca ti fa schifo l'acqua italiana? A me sempre. No. A me sempre. Veramente? No, l'acqua italiana anzi è più buona. No, momento sponsor. Bevete ciao, acqua panna. Sei tu? Ciao Paolo, io bevo solo acqua panna perché l'acqua panna ti depura. Ma tu hai soldi, l'acqua panna costa. No, io tengo sempre la stessa bottiglia vuota e la riempio dal rubinetto. Ah, solo la bottiglia. Perché non accendi la camera, Livio? Che fai? Perché sono rovinato oggi. Marco. Sei nudo? Di la verità. Sono nudo, sì. E siccome allo schifo non c'è mai limite, preferisco... Allora, ti la spento. C'è qualcuno nudo? Dov'è quello nudo? Viene dopo. Il figo di Notre Dame arriva dopo, tranquilli. Dopo la mezzanotte. Oh, ma che, Emanuele, anche in Italia avevo questo problema. Dopo la mezzanotte. Ci deve raccontare il resto della storia dell'altra volta. Anche in Italia avevo... questo problema, non bevevo mai. Ciao! Antonio! Ciao papi, come stai? Buonasera Antonio! Antonio nascosto! Sei già a letto Antonio? Oggi sì. Da quale città ci chiami oggi? Esede. Dove? Aspetta. Eseder? Che sono le bustine Bolero? Sta girando tutta la Germania. Dove sei Antonio? Dove sei? Mi hai chiesto dov'è? Aspetta. Dici vicino a dove? Che paese sei? Eisenach. Eisenach. Ah, è vicino a Grifondor. Non lo so. Grifondor. Eisenach, Antonio, ti ricordi? Sì. Dove cavolo? Come Marco, non sai dove è Eisenach? No, sinceramente no. Ma non sono lontano da casa, neanche 200 chilometri. Stai vicino a Francoforte. Vai a fumare? Com'è la partita, Antonio? Sono 2-1 per il Milan. Per il Milan.
Chi ha fatto il secondo gol? Ma vogliono farlo vincere. Allora Gaetano, sì. Papi, com'è? Cosa? Gaetano sarà già arrabbiato. Manuel, aspetta che dico quella cosa a Papi, ok? Gliela dico io, tranquillo. Sì. Allora, Antonio, Manuel ha detto in diretta, quando viene mio padre, ditegli che domani devo tagliarmi i capelli se mi dà 1.000 euro. Così ha detto lui e noi così diciamo. No, glielo do 10, no, gli taglia lo stesso. E gli rimangono anche due per il gelato. Andrea, credo mi saluti a me. C'è pure Livio qua. Non ti Papi. Andrea, oh Andrea, tutto buono. Il mio amico ha detto che devi aspettare il 2021 per comprare la PS5. Andrea do Brasil. Andrea do Brasil, do Russanga o da Santa Caterina. Perché mi ha detto se quando l'accendi, cioè quando la spegni, non puoi più quando non puoi più accenderla quando la spegni, mi ha detto. Non serve a niente quella che è uscita adesso. L'amico mio ha speso 600 euro per comprarla, non serve a niente. Lo dicevano prima anche qua in chat. La stanno ritirando dal commercio. Prime sono così, Le prime sono sempre difettose. Sì, anche io sono uscito difettoso, eppure sono secondo. No, io figurati, sono difettose, sono... Guarda, non so quanti ce ne più di me. Ce l'ho fatta a mettere. Non so chi è il più comodo qua, se è Antonio o Tony. Ma io sono Paolo, è andato a fumare, mi sto prendendo tutto il divano. io sono e Antonio a letto, bello comodo sotto la coperta. Allora vi posso raccontare cosa mi è successo oggi? Sul letto me ne sono messo nella sedia qua. Sì, raccontacelo pure. Allora ero a Monaco per lavoro, sono andato a trovare un cliente che ha la gelateria, fa da portar via, e c'era di fronte alla gelateria una signora, e lui mi ha detto, quella signora italiana. Io sono andato là perché era una signora vecchia, anziana, e sono andato perché volevo aiutarla a attraversare la strada. E gli ho detto, signora, gli posso dare una mano? E mi ha detto, volentieri. E io l'ho presa sotto braccio e la stavo aiutando a attraversare. Questa qua si gira arrabbiata e mi fa, ma io non devo attraversare, ma che cosa ha capito? Io ero da solo per un'ora che ridevo e questa qua che mi minacciava. Ho detto, no signora, non volevo fare niente, volevo aiutarla a attraversare, pensavo che stava attraversando. Sa, sono il rappresentante di quel gelataio. Alla fine si è avvicinata pure la polizia, sono stato 20 minuti con documenti a controllare. È successo una pausa di quelle fighissime, troppo bella. Non prendete le vecchiette per braccio. Sì, no. Però era da ridere perché alla fine anche lei ha capito, anche se era abbastanza grande, ha capito. Però Monaco, vi devo dire la verità, è pieno di polizie. Pieno di polizie. Meno male che controllano. Sì. Ma in giro non c'è nessuno, Paolo, non c'è nessuno. Rispettano il lockdown, no. Anche a Regensburg ho letto oggi un sacco di polizia, ha fatto multe. Sì. Oggi al TG5, se la maggior parte delle persone, cioè il 95% delle persone si mettesse la mascherina, non ci sarebbero questi cosi qua. Chi lo sa. È un po' un casino, Qua in Spagna, a Barcellona, girano tutti. Stai a Barcellona? Sono internazionali in questa città. L'altro è a Helsinki, l'altro... Eccomi! Ciao! Come stai? Come stai? Allora, torniamo alle cose serie, ragazzi. Io devo rimettere un po' d'ordine qui, Devo sapere quali sono questi argomenti scoccanti di cui parliamo stasera. Paolo, devi chiedere a Paolo. Dobbiamo aspettare la mezzanotte. Allora, Paolo, faccio io la domanda. Paolo, io. Cioè. Faccio io la domanda. Vai. Sentiamo.
chi lo tira fuori? L'argomento, non capite male, l'argomento. Hai detto tu. Io non ho niente da tirare fuori, quindi fate voi, mi metto comoda. Io anche non ho niente da tirare fuori. Qua ce ne due che possono salvare la serata, ma barra tre. Manuel, però Manuel ha 12 anni ed è il nostro, la nostra mascotte. Mascotte. Marco Soru è meglio che stia tranquillo e non tiri fuori niente. Al massimo posso tirare fuori i ciachi che è lì dietro che ci tiene compagnia. Ma è sempre lì, non si muove almeno. No. No, ma ciachi fa paura. Muove. Io c'ho Babbo qua, hai visto? C'è sempre qua. È più bello Babbo. Sì. Bellissima l'intervista doppia che avete fatto. Marco, bella l'intervista che ha fatto a voi. Grazie, è venuta bene, sì. Dai, sì, io ti lascio fuori. Miki, eccolo. Zia Rosanna e Salvatore, zio. Ah, yeah. Finalmente esce qualcosa. Finalmente esce qualcuno ti lascia fuori. Manuel, che magliettina hai? Mickey Mouse. Manuel è scappato. Ciao Andrea. No, la maglia di Ronaldo. Ciao Andrea. Poverino. Andrea, devi aspettare ancora un'oretta per la tua storia. Andrea, dopo la mezzanotte per raccontare. Dopo la mezzanotte siamo in attesa. La bambolano. Che se no stanotte il mio Reda, no, botte, mi... no, ti prego. La bambola no. Attenta, cioè... attenta Anna Maria che non si difenda. La bambolano. La bambola no. Ah, la bambola no. Ah, la bambola no. Ah, ok. Che sono andati via? No, tornato. Ecco. Livio è tornato, c'è sempre. Batti un colpo. Io sono sempre qua. Sto pensando a quanto pistacchio devo mandare a Paolo, a Marco. A me, infatti, dove è pistacchio? Puoi mandarlo anche a me. Quanti barattolini? La live la faccio col computer. Un cartoncino, Livio. Poi ce lo dividiamo con Paolo. Non ho capito, no. Sono 10. Ma live la faccio col computer che mi trovo meglio, è più comodo. Sono 10 barattoli, madonna. Falli misti. Fino a Natale non bastano. Se no c'ho quello da barattoli piccolini, ma sono piccoli, da 50 grammi. No, 50 grammi li mangio con un cucchiaio. 50 grammi di cosa? È una Nutella, una crema spalmabile al pistacchio, buonissima. Wow. È veramente buona. Wow. Me l'ha mandato una provina, me la sono divorata. La provina era da 200 grammi. Ma sai poi con cosa l'ho mangiata? Indovina. Col pane. No, con i tuc. Con i tuc. Ah, ma sai che salati. Buono? Mamma mia, ragazzi. Mi rispalmavo di pistacchi, ma veramente buono. Top, non dite, trovato... non dite queste cose prima della mezzanotte, per cortesia. Ma i tuc con la crema al pistacchio sono il massimo. Food porn. Io a mezzanotte sono già con un'oretta di sonno alle spalle. Già nel modo vabbè, se rimane... devi lavorare, no, sono le 10:20. Se rimane Paola ci sono delle cose intriganti stasera. Allora resto qui. No, perché con Andrea con Andrea siamo rimasti allo spogliarello che non è successo, quindi questa antica Nutella anche sono il top. Sì, praticamente questa è una specie di Nutella solo che è il pistacchio, no? Ma i tuc sono i tuc sono salatini, no? Sì, sono salatini, sì. I tuc. Sembra di mangiare i pistacchietti quelli delle giostre. Eli, non ci siamo dimenticati. Eli. Ah, dolce salato, sì, top. Dolce salato il top. Sì, è buono, Sì. Ma anche con i grissini, no, i cracker. Con i cracker anche, sì. È vero. Però i tuc c'hanno... Dove vivete voi? C'hanno qualcosa in più. Sta parlando con noi. Cosa, Livio? Dove vivete? Pinerolo, provincia di Torino.
Oddio. Conosci? Abbastanza. Io andavo sempre a Lanzo Torinese perché avevo la ragazza là. E ogni tanto mi portavo Capinerolo. Dove andavi? Lanzo Torinese. Sì. Nel Canavese. Sì, sì. Mi piace molto a me. Cosa? Cosa? Lanzo Torinese? Sì, sì, sì. Lanzo Torinese. Passavo sempre vicino alla... Bene. Adesso abito a Berchtesgaden. Ah, beh, sì, siamo sempre appunto... Non sappiamo dov'è. sta a 20 km da Salisburgo, però ancora in Germania, Bassa Baviera. Ah, ok. È la parte delle Alpi austriache, diciamo. Abitate a Pinerolo, Pinerolo? Sì. In centro, proprio in centro. Ah, c'è mio cognato che lavora a Pinerolo. Oh, Anna Maria ha detto che conosce un po' di gente a Pinerolo. La pasticceria. Conosco pasticceria. Chi conosci? Scrivi i nomi, cognomi, indirizzo. Nomi, cognomi, indirizzo. Andiamo a svegliarli dal vivo. Maschili vado io. Beh, sono lì il campanello, Antonio. Tanto non possiamo uscire, quindi non andiamo da nessuna parte. Vero. Però gli scherzi al telefono si possono sempre fare, tranquilli. Sì, quello è vero. Quello sì. Io sono stato a Limone Piemonte. Non la conosco. Bellissima Limone. Dai, Lago di Garda. Lago di Garda, ma perché ci sono i limoni? Che morte. Ma non è... Sto prendendo in giro, Paolo. Lo sto prendendo in giro. Io non ho sentito. No, c'è anche il limone sul Lago di Garda, sta vicino a Sirmione, ma stavo scherzando. Un altro limone, non lo so. Infatti si chiama Limone Piemonte. Limone Piemonte è in provincia di Cuneo. Sì. Dopo mezz'ora parleremo anche di limonare in Piemonte. Oh, sì, perfetto. Sì. Noi ne abbiamo fatti un sacco di limoni in Piemonte. E continuiamo pure a farne. E li spremete pure bene, con tutto rispetto. Adesso andrò fra 2 settimane da Alessandro. Alessandro è così. Alessandro in Piemonte, bello. Sì, ciao, sì, ho clienti, no. Vado. Ah, Manuel, buonanotte. Buonanotte. Ciao Manuel, buonanotte. Manuel, ci vediamo alla prossima live. Sì, sì. Buona scuola. Ciao. Grazie. Ciao, buonanotte, bello. Ciao Manuel. Ragazzi, ciao. Vi saluto anch'io che domani mattina alle 5:30. No, Antonio, non andare via. Buonanotte. Ciao. Ciao Antonio. Oh, siamo più grandi. Siamo cresciuti. Oh. Ok Paolo, puoi partire con gli argomenti scottanti. Adesso siamo tutti maggiorenni? Sì. Silvio, ma di dove sei te? Io sono originario di Cagliari. Ah, sì. Castello. Sei di Cagliari. Però abito da 22 anni sono a rompere le palle in Germania. Però l'accento non l'hai perso, eh? Vabbè, sono tutti sardi in Germania. L'accento di Cagliari, io. Ce n'è tanto. Non ho l'accento rimarcato proprio, sì. Ah, però ce l'ho. Non è un problema. Però vabbè. Si sente. Quando inizio ad andare giù dai Veneti e vado a lavorare nelle gelaterie che sono tutti Veneti, poi si inizia a mandare in mona la gente e non si parla più. Nulla. Era in sardo, Paolo. YouTube non capisce. Sapete chi mi manca stasera? Riccardo. Non c'è Riccardo oggi. Riccardo, quello che c'era l'altra sera. Quello che c'era l'altra sera, Paolo. Quando ci siamo collegati noi. Non so se ci stai guardando. Se ci stai guardando, entra Riccardo. Riccardo, batti un colpo. Se ci sei, batti un colpo. Ma lo zio Tonino ci ha mollato subito oggi. No, ma non doveva entrare anche zia Piera? No, salutato solo. Zia Rita deve entrare. Chiamate zia Rita.
prima che Zerita. C'ha una linea lei fantastica lì. Zerita, secondo me sarà già dormendo. Vi dico chi deve entrare fra un po'. Chi entra? Fra un po' entra Eli in diretta. Vai Eli. In diretta. In diretta, sì, in live. In live is now. In live. Devi vedere come erano belli con Paolo a fianco. Paolo e la sua gomina. Sì. No, soprattutto lei. E qui l'ho messo su un portacandele. Conoscete il Palo Santo, Antonio? Marco, pronto con l'incenso. Che buono. Io conosco il Palo Sardo. Il Palo Sardo. Il Paolo Sardo conosco. C'è la sua incenso. C'è un profumino, no, qui. Non si può doppiare il naso in questo periodo, Paolo? È vietato. È vietato. Ma non è vietato. È vero, è vero. Devi dircelo che ci mettiamo la mascherina, scherzi. Ma live con la mascherina. Eli, più che un'affermazione, era un desiderio, non era... Eravate simpaticissimi tu e Paolo l'altro giorno insieme. È vero che c'eri anche tu. È vero. Dai, Livia, accendi sta camera, non è bello nascondersi dietro un angolo. Ma che poi tempo ho Paolo parli da voi, Marco? Ma oggi era nuvolo, ogni tanto usciva un po' il sole, freddo, però non piove, è asciutto. Qui è nevicato. A te, Paolo? No, qui è più caldo, sono almeno 5 gradi. È callone. Minimo ci sei stato in casa con il riscaldamento acceso. No, perché al di là oggi del fiume c'è un altro clima, no? 23 gradi. È più umido di là. È più umido. È un po' più umido. Sì. No, c'era freddo. Oggi ha fatto no, però c'era il sole. Qua ha fatto caldo. È 2 giorni che sto morendo di caldo qua. Paolo, il gommino del cuore sarebbe? Vediamo il gommino del cuore. Che noi non l'abbiamo mai visto. No, sono io il gommino. Ah! Sì. Il gommino del cuore. Sì, sono tutti così. Io ho appena acceso la candelina profumata. Buona. Ma non hai ancora fatto i nomi però di chi conosce Pinerolo. È vero, sì, Anna Maria. Vogliamo i nomi scoccanti. Scoccanti, sono nomi scoccanti. Nomi scoccanti. Scoccanti. Non mica mi ero accorto che ho scritto così. Infatti io dicevo a Tony, ma scusa, cosa è scritto sotto lì? Scoccanti, che cos'è questa roba? Di sarà una traduzione dal tedesco all'italiano, penso. Di solito do un titolo a chiappa like. Questa chiappa a chiappa questo. E Livio è andato via. Livio, no, no, no. Livio, che fai, no. Livio? Ascolta tutto. Livio, che fai? No, sono qua che guardo e ascolto. Sto aspettando Eli. Stai aspettando Eli? Eli. No, Eli esce anche dopo la mezzanotte. Mi fa spaccare la risata. La sera fino a che ora sei andata avanti? Erano le 2:20. No, le 2, dai. No, quasi le 2, sì. Sì. Perché stavamo aspettando lo spogliarello di un uomo. Ok. Sì. Poi Andrea ha deciso di non spogliarsi e di rimandarla questa volta, perché Andrea fa tipo beautiful, capito? A puntate. Cioè, praticamente fra 10 anni si sfoglia. Qualcosa del genere, sì. Sì. In genere oppure, avanti una vita. Sì, 4 puntate per bere un tè. È un po' come Ollie e Benji. È vero. Prima di arrivare in porta. Che non finiva mai. Ci mettevano 6 puntate per fare da una porta all'altra. Più che altro per calciare il pallone, sì. Mia madre, allora io da... Io sono... Ma che è questa autocensura? Cioè? Non l'ho capita. Taran, 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 taran.
Carlo. Ciao Carlo. Andrea c'ha un po' di barba. Ah, no, la mascherina. Ecco qua, Andrea. No, quello barba è quello che ti deve spogliare. No, ciao, Carlo. Ciao. Direttamente da Terra Alba. Wow. Tutto a posto, Carlo? Si sente malissimo. Adesso si sente meglio, però. Ci senti? Adesso si sente bene. Le voci continuano ad andare come un'intermittenza. Gira la camera, Carlo. Perché parliamo uno sopra l'altro, per quello. Giro la... Aspetta. Gira il telefono. Giro il telefono? Sì. È vero, simpatico. Così. Ah, girare proprio il telefono. Ecco, così ti vediamo intero. Allora, Antonio? Dimmi. Ah. Io ho 40 anni, no? Quando ero piccolino, mia madre ha guardato dalla prima puntata a Santa Barbara. La ricordate Santa Barbara? Barbara D'Urso? No, Santa Barbara era una telenovela. Ah, conosco solo lei Santa Barbara. No, io non la conosco. Era una telenovela tipo Beautiful, c'è la prima Santa Barbara e dopo Beautiful. Ma cioè... è quella lì che era girata tipo in Spagna, in Sud America. Sì, 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 bravo. Carlo ti saluta. Ciao. Cioè io mi ricordo che erano sempre le stesse scene, poi ripetevano le stesse scene, poi c'è... ma abbiamo fatto 10 anni da ragazzini che dovevamo vederci questa telenovela che era... E mia madre, aspetta che c'è Santa Barbara, mangiate col cavolo. Santa Barbara. E si guardava, poi mia madre la commentava col suo accento spiccato francese. E senti, hai visto che è bello? Quella là si è fidanzata, l'hai visto che è bello? Ma non è che... Sì, facci il pollo, facci da mangiare, non è che... Ma c'era questa Santa Barbara che era tutte le volte... Mamma mia. Io mi ricordo Topazio. Anche io mi ricordo Topazio. Carlo. Carlo, da dove, dove chiama Carlo? Ciao, io sono Terra Alba, sono un amico di Marco Soro. Poverino. Non perché amico di infanzia, lo conosco da quando avevo 5 anni. Proprio amici di infanzia, purtroppo. Ma questa cosa in primo piano che cos'è esattamente? Quale dito è della tua mano? Cosa che metti davanti alla camera, Carla? Niente. Un ginocchio. No, io sono seduto, sono sdraiato nel divano. Ah, ma c'era il dito. Un pollice. Un pollice, un ginocchio. Era un'altra cosa, Carla. Non sono col computer, sono con il telefono, capito? Okay, no, perché continuavi a mettere il dito, sembrava un... Sì, ma Marco, hai notato che Carlo c'ha la mano piena di dita? Incredibile. Non me ne mangiamo ancora. Ti salutano, Carlo. E voi attenti quando parliamo che Carlo è della polizia. Carlo è un poliziotto. Vabbè, allora. È un poliziotto. È il pollice. Carlo, stiamo tutti Marco... a casa che ci controlla. Beh, comunque Carlo, noi siamo chiusi in casa, non c'è problema. Com'è Carlo? Tanto lavoro? Ma voi di dove siete? Io Nittenau. Ciao Paolo. E noi? Sì, dico loro. Non... Noi Pinerolo. Noi Pinerolo in provincia di Torino. Sono i miei cugini, Carlo. Cugini. Non vi ho mai conosciuto. No. Ma noi ci facciamo vedere poco. Siamo venuti alla festa due anni fa. Siamo molto riservati. Parlo troppo, dicono. Sto scherzando. Allora li ho visti 2 anni fa. Non ho capito. Sì, due anni fa c'erano. Erano loro nel chiosco che servivano la pasta. Sì, io ero lì alla festa. Ero quello che faceva i panini. E mi ricordo allora che sei. Sì. Io non posso dire di te la stessa cosa. Io ero quello che veniva a prendere ogni tanto il vino bianco, Wittica si imbriaghera. Perché Antonio non lo riconosci? No, è un po' sfocato. È un po' sfocato. Per quello che ho detto di mettere una foto. Manu, entra ed esci, perché noi sentiamo bene. Prova ad uscire e rientrare. Ah, ti sento. Oh, Carlo è uscito.
C'è scritto meno. Dicono che Carlo se n'è andato via, l'hanno visto piangere. Correva nel buio di una ferrovia, è scappata. Notti di sirene in quella periferia, non poteva ridere. Sarò che di Napoli è un po' nostalgia, ma le se n'è andato a Mary. Carico la canzone. Ma Mary cosa c'entra? Che cosa c'entra? E quello che scrive Mary? I pensieri nei tuoi occhi più scuri, mi hai trovato sorrisi sinceri. Mary, se non fosse il pollice mi preoccuperei per lui più che altro. Davvero? No, non potrebbe, quel lavoro che fa. Ah, è vero. No, è un poliziotto veramente. Sì, sì, è poliziotto. Però avete sentito la storia del poliziotto? Anche i poliziotti hanno dei pollici importanti, eh? Non è che... perché non ha l'allenamento. Paola, per cortesia. Paola, ti posso dare del tu? Come? Paola, ti posso dare del tu? Per cortesia. Sì, certo. Sono ancora una ragazzina. C'ha 30 anni. Magari. C'è stata l'interferenza una volta 30 anni. Beh, ma avete visto il poliziotto alle Iene da poco? No, cosa ha combinato? Ah, quella è allucinante. Scriveva una ragazzina. Queste cose le devi, devi dire quando entra Carlo. Aspetta, però Carlo è un poliziotto o un carabiniere? Polizia, polizia. Quello era un carabiniere. No, per lui è un'offesa dire che è un carabiniere. No, appunto. Se metto gli orecchini... Posso dire una cosa? Sembra che ha gli orecchini. Carino. Parliamo della differenza fra polizia e carabinieri. Allora. Ma anche no, anche no, perché non sai mai chi ti ascolta, attenzione. Infatti. No, no, ma io non dico nulla di male, assolutamente. Esprimo un pensiero. Un poliziotto è più una persona, secondo me, secondo il mio parere, la mia opinione personale, più vicina all'idea delle persone, perché un poliziotto non per forza è una persona magari che ha titoli di studio particolari. Un carabiniere deve essere, per diventare carabiniere, almeno diplomato. Quindi, sì. Però era la dimensione, ci sono, non la professia. Ci sono le... Ci sono le... Qua stiamo parlando di misure, ragazzi. E l'avevo detto io che uscivano gli argomenti scoccati. Sono le 11:20 ancora. Giusto, eh. Sono le 11:20. Mio fratello mi ha sempre detto una cosa. Il giorno che trova una che gli piace moscio, la distruggo. Certo, Non puoi dire moscio su YouTube. Mollo. Mollo. Devi usare un sinonimo. Mollo. Non ma si su può Google dire cerca sinonimi. Sinonimi oppure, per oppure no, va bene anche gelatina. No, gelatina. Soft. Parliamo di gelato soft. Soft. Andrea, vieni là, vieni con il video. Beh, ci siamo. E ci sei, andare sotto, andare un senso dentro di me, la parte interna dei destini, e tu la parte interna dei destini. Paolo, sai che io non l'avevo mica visto quel Babbo Natale. Ma chi la conosce? Ci avevo un anch'io in video della scala di Mario. La felpa, la maglietta è carina, bellissima. C'è anche dal vivo, eh. Wow, Super Mario. Preferisco Topolino. Devo dare una notizia. Sentiamo. Silenzio. Che succede? Devi andare al bagno. Domani per due persone che sono in diretta e sono di sesso femminile, no, per due ragazze che sono in diretta partiranno le loro puntini che non è Nutella assolutamente. Cosa gli hai mandato? Puntini, no, un messaggio in codice, io non ho capito. Se vuoi te lo mando anche a te, però mi devi scrivere in privato.
No, è ti gratuito. Conviene prenderlo, Paola. Sì. Ti conviene prenderlo, sì. Garantisco. Ti conviene io. Prenderlo. No, è la, quello che ti deve mandare. Ma sempre che... con questi argomenti scoccanti. Sono sempre gli orecchi che ti che di chi ascolta che possono essere... No, non è no. Paola, te lo puoi permettere, a 35 anni ancora si possono permettere certe cose. Non gliela metto la matita. Paolo. Non è un temperino, non c'è il buco. Paolo, fagli un buco tu. Non va, metti non la va. Matita nel culetto di Babbo Natale, bravo. Che voglia. Un messaggio per tutti i bambini. Ha detto tempera. Che ci ascolta. E quest'anno okay. Almeno a Natale sarà un po' triste, noi lo rallegriamo un po' con questa infatti. No? No, comunque non è un temperino, giuro. Cos'è? Niente, è un Babbo Natale. Ah, ma non ha nessuna funzione? No, no. È soprammobile, soprammobile. Okay. Sai come comunque... li chiamiamo noi? Qua, da noi? Soprammobile. No. Ah, pulisci. No, li chiamiamo, ve lo dico in segreto solo a voi. Li chiamiamo Ciapapuer. Infatti. Sai chi sono i Ciapapuer? Che prendono polvere e basta. Bravo. Dei piemontesi come voi. Non sanno io lo capito, dire. Io lo capito subito. Esatto. Io non lo so. Marco, tu sei internazionale. Io davvero, guarda. Ah, quale altro? Non Paolo questo l'altro. Paolo, l'altro Babbo Natale, Paolo. Quello lì, Paolo, dietro quello di te. Quello col temperino. Questo? Sì. Ma va, non è il temperino. Facci vedere. Marco? Ma dimmi. Va, non c'è il buco. Ma dicevano oggi al telegiornale tedesco. Paolo? Sì. Che molto probabilmente dal 3 di dicembre allentano le. Andare col buco, ce l'hai? Non ne ho altri. Il 3 dicembre dovrebbero allentare le misure di restrizione. Allentare? Sì, per il periodo di Natale. Sì, lo so. Anche io qua... vado in Sardegna. Io ho finito le batterie. Dai, quella diretta a Capodanno, Paolo, sappiamo. Paolo, mi sa che sì, ci vedremo poi tutti qua a Capodanno. Tutti a casa, veramente. Io sono in Sardegna a Capodanno. Beato te. Golfaranci, cioè, Livorno Golfaranci. E li vediamo buchi dove non ci sono. Ma, Livio, allora il prossimo anno ci vediamo da Marco alla festa. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Invitiamo tutti quelli che sono in live il prossimo anno. Sì. Quest'anno era ancora in sede a rotelle per la festa di Marco. Il primo fine settimana di luglio, se non avete niente da fare, c'è una grande festa. Speriamo. Cos'è la prima settimana di luglio? Normalmente sì, il primo venerdì e sabato di luglio, ma. Però dirgli la novità quest'anno, cosa vuoi fare? Se tutto torna normale. Cosa vuole fare Marco quest'anno? Sono Livio, farà il lap dance. No, dai, digli quello che vuoi fare Marco. Io non lo so ancora cosa voglio fare. appunto, fare il lap dance. La lap dance. Io ho già cantato un paio di anni fa, era già troppo. Quindi. Io ho ancora i video di quando hai cantato. Ce li hai? Sì, e ho anche tante fotografie se ti interessa. Mandale. No, no. Sono foto scoccanti. Sono foto scoccanti. Quelle sì che sono scoccanti. Ma più di aver fatto il DJ e intrattenuto un paio di persone, non... C'era gente che usciva alle 2 del mattino fuori dietro il tendone della festa. Hanno pisciato dappertutto. Proprio detto non puoi dire quella parola su YouTube. Scusate. Mi dire urinato. Hanno erogato dei liquidi per terra e sopra le pareti e io quando sono arrivato liquidi c'erano le ruote della mia macchina che sembrava che avevano esondato come i cani, mamma mia. Manca i cani.
Guarda, fate tutti i biglietti, va. Ma perché si scarica la batteria così veloce con la live? No. Cosa ha scritto Andrea? Ah, aspetta, è entrato Antonio. Hai sentito che disse Marco? Passa in agenzia i biglietti e li prendi. Sì. Qua. Ma parla di me? Della festa? No, no, è un altro Marco. Un altro Marco. Non lo so, no. No, penso che sei tu. Il partenza per la riporta Milano del Pensa, il treno per me per il centrale, si prega che si dia il viaggiatore di salire per le grazie. Allontanarsi dalla linea gialla di sicurezza, signori, grazie. Ripeto, allontanarsi dalla linea gialla di sicurezza, grazie. Di prima da... No, no, mi ha appena scritto che Mandrillo. Dove è andato? Che ha dovuto arrestare uno, sta arrivando. È andato a tirar fuori la pistola. Ma veramente? È veramente? Si, mi ha scritto così. Dove è andato? Dove è andato? Ad arrestare una persona, arrivo subito. Adesso non so se è vero. E non la vuoi, Marco. Forse l'hanno chiamato. Vabbè, no, arrivo subito, però mi stupisce perché vai velocissimo ad arrestare, cioè, è vicino di casa, in pratica. Carlo, ti aspettiamo. Non arrestare vicino di casa che stava facendo festa. Sicuro. No, a me non mi arrivo vuole, Marco, subito. Ho perso le speranze. No, dai, la festa. Venite tutti, Marco, che bello. Ciao Giovanni. Giovanni, buonasera. Giovanni, vuoi entrare? Ma quanti siamo, Paolo? 15. 15 live, wow. Ciao Giovanni. Giovanni, Marco, vuoi dirgli di venire ad arrestarmi? Digli di venire ad arrestarmi. Ma Andrea, okay. Gli piacciono i poliziotti? Non ho capito. Sì, adesso entra. Mi piace il poliziotto Carlo. Mi sa di sì. Carlo ha fatto faville, 5 minuti in live e deve averlo divisa. Cioè, Carlo è venuto un minuto, ha fatto vedere il pollice a tutti e ha fatto un disastro. Ha fatto una catastrofe. Del pollice verde. Ah, ok, Giovanni, tranquillo. C'è mio marito che dorme accanto. Mio marito che dorme accanto. Non può, che cos'è che non può? Non può entrare, non può entrare in live. Ah, ok. C'è il marito che dorme. Livia, fatti vedere. Ma chi è che dice Paola? Livia. Livia, c'è andato ad arrestare qualcuno? La divisa al suo faccio. Ovvio, dipende chi la porta. Beh, certo, giusto. Aspetta che gli scrivo che lo state cercando. C'è gente affascinata dalla divisa. Olivio è caduto di nuovo. Livio, sta perché voleva attaccare la cam. Giovanni, stiamo parlando di poliziotti e di pollici. Cosa ha scritto? Cosa ti parla, Paolo? Argomenti scroccanti. Argomenti scroccanti, Giovanni. Scroccanti. Hanno arrestato. Hanno ingabbiato qualcuno. No, è un discorso tra di noi. Le manette. Marco, mia moglie, insegnante di canto, dice che è una bella voce. Da doppiatore da cantante, dice che è bella impostata. Grazie. Come mai si chiama bio sonoro? Perché capisce di suoni. è una coincidenza. Lui è maestro di meditazione. Sotto copertura. Esatto. Cioè, no, ma gli piace più meditazione, bello. Per quello io ho il Palo Santo. Questo non te lo ricordi, Antonio, Marco? Ma si chiamano tutti Antonio. C'è un sacco di Antonio. Ci sono troppi Antonio. C'è mio cugino Antonio. Livio sta mangiando la Nutella. Anna Maria, potevi evitare di farmi male dicendo questa cosa. È finita la partita? Sì. Finita. La Roma quanto ha fatto? Ma l'ho staccato. Vinceva 2-1 il Milan. Che partita era? Milan? Come butta in baia?
Qui da tre giorni fa un freddo boia. Anche qua. Fa freddo. Qui c'è la neve, mi si sono congelati pure. Attento, gli Zebedei. Gli si sono congelati? Sì. No, fa freddo. Infatti lo sto usando per giocare a biglie. È che sono un po' ovali, capito? Non rotolano. non rotolano, però girano, tranquillo che girano. Ah, girano persino a me che non le ho in questo periodo, figurati. Pensate. Livio, accendi la cam. Il caffè educazione. Caffè Berniano, il caffè che se è scaduto è ancora più buono. Ce l'hai ancora? No, sono in un'altra casa. Grande marca, ha un sacco di significati e di proprietà quel legno, sì. È buonissimo il profumo che fa. Ha già preparato il trolley, Andrea, ma per andare dal poliziotto o per venire qua? Dai, ma dov'è il poliziotto, dai? L'abbiamo capito. Abbiamo acceso Aizung a 5, mamma mia. No, io ce l'ho acceso a 3. Aizung sono i termosifoni, per chi non capisce il tedesco in questa chat. Io ne ho 5. Ivo, i grissini con Nutella la morte, la loro morte. Il problema fa male anche a me. È la giusta destinazione per chi mangia la Nutella, l'è scritto dopo la parola loro. La loro morte. La loro morte. Molto, sì, da. Parliamo di un prodotto col 63% di zucchero. No, non ecco. Grazie, adesso non lo mangio più. Ma lo sapevo. Lo sapevo già, non è una novità. 18% grasso di palma. Poi... 3% aroma nocciola, 7% nocciole, dichiarate 13, ma sono il 7%. Paolo, leggi sopra e capirai che succede. Con... questo. Andrea, hai sentito Marco? Dice che ha il palo santo. Adesso ho capito. Non si chiama così? Me l'avete detto voi. Aspetta, c'è scritto nella confezione, devo guardare. Ovunque vuoi andare, Andrea. Andrea, io ti mando un po' d'alivio. Andrea ha preparato il trolley e gli va bene di andare ovunque proprio. Sì. Aspetta, popular meditazione. Paolo Santo, è il legnetto che sto infiammando da un'ora. Ma non è mi sembra per il mio legnetto. Ah, ecco, sentivo un odore strano. È buonissimo. Ma chi è? Anche io. È forte, no, dovrebbe praticamente rilassare, ma biosonoro può illuminarci se fa meditazione. Lui sa le proprietà di questo legnetto. Sì, sicuro. Cosa fa di bello questo legnetto? Io mi praticamente rilassa, è buono. Infatti ti vedevo bello rilassato, sì. Bello. Ma anch'io quando faccio rumore Paola si rilassa. Per la pista del suono, per l'asfissia, al mercato turco. Io pure compro il palo santo al mercato turco. Quello è il palo turco, però. No, è il santo palo turco. Quello è il palo turco, un'altra cosa. Ah, vedi, terapista del suono. Marco, hai detto che sono anche terapista del suono, vedi? Sì. Io sono. Se adesso faccio un po' di om. Vi rilassate tutti. Lascia nella casa un ci addormentiamo direttamente. Dobbiamo provare questo palo. Ma io ho paura. Come lo metti? Non ti brucia. No, vi ho messo l'ho comprato su Amazon. Ah, ok. Scrivi palo santo su Amazon e ce n'è parecchi. Ma non è pericoloso? Balla con sto il palo santo. Dipende dove lo metti, Paolo. No, ma sono piccolini. Paolo, domani te ne do uno. Ne ho un sacco, ce ne sono 20 dentro una confezione. Vabbè, Marco, anche il mio palo santo è piccolino, però può far male lo stesso. Ho comprato un portacandele, vedi? Ecco. È un piattino d'acciaio, non so che metterlo. Sì, sono quei piattini che ti regalano i matrimoni, sai? Che non sai mai cosa farne. È del vostro matrimonio. Perché Marco balla fa le cose per bene. Ma Andrea vuole sapere se si balla sul palo santo. Bello il palo santo. Cioè, si balla sul palo santo.
ci sbagliamo dai. Insieme. Mando il palo santo a tutti, dai. Dai, un palo santo. Vedi, sono piccolini, che ci fai? Giusto il profumo. Giusto. Dobbiamo profumarci tutta la casa con questi cosi, eh? Il palo santo. Ma hanno gusti diversi? Odori diversi? No, quello che gli piace. Se me lo vai a me ti faccio degli odori particolari sopra. Ho letto che è legno di rosa, ma non so se è vero. Guarda cosa ha scritto Antonio. Il palo santo sarebbe il profumo squisito e preferito dalle divinità protettrici, vedi? Ovvero angeli, eccetera. Bello. E io c'ho anche un tatuaggio che forse Biosonoro conosce. Questa è una divinità egiziana, se lo vedete no. Al contrario, non so come farlo vedere. Mi devo alzare. Quest'occhio qui, con la croce egiziana. Faccelo vedere, Paolo, Marco. Aspetta, eh. È anche una roba... Ah, potrei farlo vedere adesso. Ok. Si vede? Sì, bello, Marco. Però ho visto tutto, sì. Hai visto tutto? Finalmente qualcuno che ce l'ha fatto vedere stasera, dai. Hai visto? A forza di insistere. E che cacchio. La negatività. Ottimo contro la negatività, sì. In America. Ah. Domanda, ma perché si scarica la batteria un casino con la live? Siamo proprio procurarci Palo Santo. Palo Santo. Sì. Se per con la tutti, negatività, guarda questo tutti periodo... Tutti col Palo Santo domani, mi raccomando. Con tutti esperti di Palo Santo. Ma che odore fanno? Sembra, assomiglia all'incenso che si usa in chiesa. Ah, allora però no, non mi piace, è troppo forte. Ah, ma è forte, ma è buonissimo. Si sente troppo. Cioè è buono, io ho dell'incenso, però magari con delle profumazioni che ogni tanto lo accendiamo la sera. Però ma questo è un profumo particolare, devi sentirlo. Tutti quelli che sono entrati qua hanno detto che buono sto profumo e poi gliel'ho fatto vedere e l'hanno preso. Non voglio fare l'influencer dei pali santi, però. Lo sai che profumo ho sentito che mi piace molto ieri? Molto, molto, molto. Quello della violetta. Come si chiama questa divinità? Sai che non mi ricordo. La violetta. Sto palo. La violetta. Praticamente violetta. È una croce egiziana con l'occhio di... Avevo letto tutta la storia. Ah, non ho capito molto il tatuaggio, ma l'occhio ai tempi degli egizi stabilisce la saggezza interiore, infatti. Da quando ho fatto il tatuaggio sono molto più saggio. C'è una saggezza dentro che ce la fa vedere dopo mezzanotte, mamma mia. L'odore di vaniglia, io c'ho il profumo alla vaniglia, Anna. Non si vede, Antonio. Io uso un profumo alla vaniglia. Io uso malizia, l'avete visto l'altra volta. Vi metto il link in descrizione. La lavanda, brava, scusami, ho sbagliato, ho detto la violetta. La lavanda era. Sì. La lavanda. Cioè, io non sopporto la lavanda, mi fa venire la nausea. A me piaceva la lavanda e poi mi ha incominciato a nauseare anche a me. Al Penny c'era il disinfettante per le mani che profumava di lavanda. A me era qualcosa di spettacolare. È un po' forte. Sì, però è bello il profumo della lavanda quando fai, diciamo, un po' d'aria e spruzzi la lavanda. Cosa che ha scritto Anna? Questo mi dovevi dire, Marco, grazie. Perché? No, è vero, è una coincidenza, ma uso sì, veramente quelle candele profumate nel barattolo di vetro, buone, buonissime. Ah, all'IKEA. Ma che IKEA? Ma costano, ce n'è di un sacco di profumi quelle. Costano. Paolo. Ho bloccato tutto. Paolo? Che è successo? Paolo, ma perché si scarica la batteria? Non lo so. Paolo! Sì? Ho finito i giri. Vi siete bloccati. Ok, Giovanni, te lo metto qui. Te lo metto qui e proprio... Sì, te lo metto qui. E tu che è successo? Tony è scappato. Chi sta entrando? Giovanni.
Giovanni Serafini, ora tolgo l'audio, Paolo mandami il link così entro tanto russa. Lo posso incontrare. Ti snifferai da mattina a... ma chi è russa? Livio. Ma Livio adesso. Livio, o entri con la cam o ti banno adesso? Banniamo esco, Livio. Esco. Entra con la cam. No, c'ho la batteria che si scarica velocemente. Sta a 18. Ciao! Ma come si fa? Ci siamo, ragazzi, ci siete? Ah, si era bloccato tutto. La connessione. Manca a voi? Paolo gliel'aveva messo dentro e voi siete usciti. No, non vi vedevamo più. Dai, Gillo. Paolo gliel'ha messo dentro a Marco. Prova adesso, Giovanni. Capito. Comunque. Esco io, ragazzi. Quando è il prossimo live, Paolo? Ma non c'entra Livio, eh? Martedì? Martedì? Scusate. A che ora? Ma più o meno sempre alle 9. Ah, ok. Vabbè, alle 9, dai. Ogni due giorni la live, Paolo. Qua dobbiamo cominciare a incassare, Antonio. Sì. Qui facciamo audience, però. Quanto volete incassare? Non lo so perché, Giovanni. Le altre volte mi si apre un'altra pagina, appaio. Qualcosa ti si apre a te, a me manco quella. Io vado via visto che la batteria si scarica, entro in chat. Ah, okay. Va bene. Buonanotte. Allora, buonanotte. Al prossimo anno. No, io vi spio dalla chat e scrivo ogni tanto qualche cosa dalla chat. Okay, scrivi. Hai visto Paolo come mi contengo? Sto diventando quasi educato. Bravo. Livio. Dimmi Antonio. Ah, infatti ho detto ci vediamo il prossimo anno, poi ci sentiamo magari qua. Ma io martedì sarò in live perché mi sarò fatti i capelli, la barba, mi depilo i peli del naso anche, levi i peli del naso. Sì. Non avevamo capito, bisogna farsi capelli, la barba prima di... Sì. Noi ci siamo presentati così. Ma no. No. Io sono una persona di quelle abbastanza... Io sono in pigiama. Allora, allora, martedì, solo per vederti, mi collego. Io sarò qua, quello con la cravatta, diciamo, e lo sguardo interessante sono io. Alle 9? Ma facciamo 9-5 minuti, che è meglio, così non sbagliamo. Ok, dai. Va bene. Comunque vi annuncio già una cosa, che Paolo stasera fino alle 2 non dura, sta già dormendo. Vediamo, oggi sarà la mia voce. Vediamo. La mia voce lo rilassa al gomino. Anche noi tra 5 minuti mi sa che... Ma comunque quello è l'effetto del Palo Santo, che non lo dice nessuno, ma in realtà fa quell'effetto. Arriva fino a qua. Mi sono ben rilassato. Comunque hanno messo un divieto per Nittenau. A Nittenau hanno messo il divieto alle donne libere di andare, perché vanno via tutte quante che favoriscono di questo Palo Santo, non lo so perché. Non riesce a entrare, Giovanni. Metti un po' di vasellina. No. Dopo questa vado, ragazzi. Ciao, Livio. Mandami il pistacchio, Livio, non dimenticarti. Ciao. Oddio. Ti mando il link su Facebook, Giovanni. Forse qua non funziona. Sta parlando da d'urto. Fuori uno, dentro l'altro. Adesso noi andiamo a fare il letto anche noi. Dobbiamo ancora metterci. Ma Carlo non mi risponde più. Il letto, le lenzuola, cambiare. Puoi andare a nanna. Buonanotte, ha finito la vasellina, Giovanni. Vasellina finita. Bom. La vasellina finita. Te l'ho mandato. Il Palo Santo. Prova. Il Palo Santo aiuta, aiuta tutto. Chi è che è russa? Lui che no. È Marco che tira. Marco. Anche qua si sente così tanto.
freddo, meno 2. Anche qui fa freddo, Bio. E qui siamo a... Quanti gradi siamo? Bio, di dov'è Bio? Di dov'è Bio? Da dove scrive? Dal Trentino. Trentino? No, è Piemonte, ma fa freddo lo stesso. Paolo Channel. Funziona questa Paolo Channel? Sì, dai, sta andando bene, sono contento. Male. Poi hai anche, vedi, è anche un motivo per... ogni sera rivedi qualche parente nuovo. Quello è vero, sì. Anche l'altra volta. La è un po' ruvida. Giovanni, ti mando la vellutina, è un po' più ruvida, ma funziona quel modo. La vellutina cos'è? Eccolo lì. La vellutina è il... Bravo, Livio! Che si usa per ammorbidire. Ah, è a fondo, lo conosci? No. No. Dov'è a fondo? Beh, fondo? A fondo. È in Trentino. A fondo è giù Calabria, cioè giù Sicilia, no, molto no. Più a fondo. Ah, a pochi minuti dall'alto. Ho sbagliato, ho detto Trentino. Ah, ok. Okay. Vabbè, Trentino Alto Adige a 1000 metri. Allora fa freddo, sì. Freschino, allora. Ha detto che è a meno 2. Ah, te l'ho mandato già su Facebook. Ah, l'ha visto. Via, che abbiamo qualcun altro che si inserisce. Che sì, ci racconta quanto... dobbiamo. Ma quando ti colleghi di solito quanti sono in video? Pochi. In video, più, una media di 15, 16, 20 a volte. Ma che scrivono? Che scrivi in video? In video? No, pochi. Pochi. Dobbiamo invitare zia Rita e Giulia. Giulia è entrata una volta. Sì, ma la connessione l'ha abbandonata subito. E lo so, ma perché là prende malissimo, hanno proprio una brutta... Non riesci proprio a... Riesci a fare... Anche quando la chiamiamo... Anche Silvia e Fabio. Sul cellulare non si sente. Silvia e Fabio, sì, dovete fargli entrare ogni tanto. Ah, è vero, Fabio ti aveva chiesto, no? Silvia... No, ci stavano guardando. Ma non voleva entrare, Fabio vi ha detto. No, si vergognavano. Dai... E invece Alessandro e Sara? Non so. Loro anche si vergognerebbero. Ma mi hanno detto presto. E infatti, poi si alzano presto al mattino. Anche perché mi sa che Alessandro fra 5 ore si alza. Sì. È quello. No, lunedì sono liberi loro, non lavorano. Se non lavorano? Beh, loro domenica e lunedì sono a casa. Ah, ok. Beh, però magari si riposano, sai. Carlo mi ha avvisato che sta per rientrare. Allora, Livio, sempre il vecchio e sempre utile sputo. Niente vellutina, ma grazie del pensiero. Cosa ha detto? Leggi bene e poi capisci. Sempre il vecchio e sempre utile sputo, mamma. Niente vellutina. Anche più economico, direi. Digli a Paolo Antonio che mi mandino l'indirizzo in privato che mando le spalmabili. Ah, wow! No, tranquillo, io tanto... Cos'è il pistacchio che ha assaggiato lui? Sì, sì. Sì, quella al pistacchio che ha assaggiato Marco, vero? Sì, tutte le cioccolate, sì. Dive, c'è sempre... Cos'è? Digli a Paolo e Antonio che mi mandino l'indirizzo in privato che gli mando le spalmabili. Ah, sì, sono buone. Sì, però mandatelo Livio, Marco a me e glielo Livio, noi... Sponsorizzate da Escaffè. Noi qui abbiamo la Caffarel. Allora sai, creme spalmabili sono buone qua in zona da noi, Avete le nocciole più buone lì, Sì. La Caffarel è proprio qua vicino a noi, produce. Come si chiama? Caffarel. La concorrenza della Nutella? Fa anche, sì. È una cosa un po'... La Nutella ha un gusto tutto particolare, però fa delle spalmabili anche fondente, anche che sono buonissime, la Caffarel. Sì, ma sì. Non la vedo proprio la Caffarel. Ma perché non ho capito, scusa, queste cremine le fa lui? No, lavora per questa azienda che le vende. Ciao, allora ti faremo avere l'indirizzo. E io prendo tanti prodotti da loro. Sì?
Ma sì, è un'azienda di dove? Per fare il gelato. Hanno prodotti per il gelato, sono vicino al lago di Costanza. Al lago di Costanza? Sì, praticamente a confine con la Svizzera. Germania e Svizzera. Capito. Interessante, interessante. Poi glielo faremo tramite voi, glielo diamo. Perfetto. Sì, vi manda. Sì. Poi gli facciamo un ordine magari di 100-200. Sì. 100-200 cremine. Poi intanto assaggiatelo. Poi. Tanto sì. mi arrivano i vasi da 5 kg poi, quindi se passate me ne mettono in macchina. Che roba. No, no. Per fare il gelato, sì. Paolo, ti scrivo l'indirizzo a te poi. Ok, ok, glielo manda lui poi. Va bene. Dai. Comunque. Signorini, dottore, signorini, dottore. Il relatore Kappeler vuole sempre le mie spalmabili. Hai capito? Sei andato a vedere, chi è? L'ha cercato su Google. Certo. Non lo conosciamo, no? Ma anche perché è morto quello. Ma sai perché è morto, Marco? Sai perché? Le spalmabili del tuo amico Livio. Amen. È così che un'azienda in Germania chiuse le sue porte. Finitela. Per Natale cosa ti piace? Oh. Cosa mi piace? Da mangiare? Tutto, no, tutto. No, che da mangiare? Magari sì. In generale. Magari voleva dire da mangiare. Beh, ma buon Natale. Cosa mi piace del Natale? Lo vuoi supplicare a Natale? Smontare l'albero. No, io non lo faccio neanche l'albero. Perché? Vedi, guarda dietro, vedi quella vetrina. La vetrinetta dietro di noi. Adesso Paola me la fa smontare, che vuole fare l'albero questa lì. Questa settimana la smonta perché tanto dobbiamo cambiare i mobili del giorno. Allora mi faccio smontare tutta la vetrina e poi dopo ci facciamo l'albero lì dietro. Ah, ok. Così quando ci colleghiamo con Paolo vedete l'albero alle nostre spalle. Beh, io c'ho queste cosine qua di Natale, bastano. Carine. Hai solo Babbo Natale. Infatti. Sono tutti i temperini. A mettermi la mano. Cosa ti piacerebbe ricevere per Natale, Paolo? La pace nel mondo. No, grazie. Quella a tutti. La fine della pandemia, che già sarebbe un grande regalo. Davvero. Ecco. No, è uguale. Quello che mi danno, prendo. Vabbè, dai, dacci un'idea, qualcosina che ti piacerebbe. Una cosa piccola e una cosa grande. Una cosa piccola e una cosa grande. Una penna, perché io le colleziono. Ecco, una cosa piccola o una penna? Perfetto. No, la penna era quella grande. Era quella grande la penna. Ah, ancora più piccola. Una gomma, colleziono anche quella. No, dai, facciamo che la penna era quello piccolo. Sentiamo cosa vuoi di grande. Oddio. Non pensare. Una macchina, digli una macchina. Una TV 50 pollici. Ah, vedi che qualcosa ti è venuto in mente. Pensa che ti ripensa. Noi ne abbiamo una piccolina. Quanto è la nostra, Tony? 55. 55 la nostra. Ah, no, la mia è 43, però va bene. No? Ma ci state guardando dalla TV? No, però ci stavo pensando. Ciao Barbara, colleghi. Lo zio Antonio l'ha fatto l'altro giorno. Fa effetto cinema. Ma perché adesso è un casino. La prossima volta provo con lui. Organizzatevi meglio. Buonasera, Andrea, non pensare di passarla liscia, te tocca. Abbiamo una cosa in sospeso con Andrea, noi. C'è un racconto a luci rosse. Sei fuori, Una donna ha formato Pau. Pau è portoghese. Buonasera, Barbara. Per Paolo, una donna fatta per lui. Il regalo di Natale. Però lì è già un po' più complicato, Paolo. Per quello non l'ho chiesto.
cioè troviamo su internet, però devi gonfiarla e non è che poi alla no, fine no, no. Non è che poi alla fine sia sto granché, ecco. Era parallelismo sulle rotture, certo, del web. Ma questa che sta scrivendo è una storia vecchia, noi non capiamo. Infatti dovrebbe ricominciare da capo e poi... Esatto, esatto. Bevendo tutta l'acqua. Bravo, hai bevuto tutta l'acqua? Quasi. Quanta ne bevi al giorno? Troppo poca. A volte neanche mezza bottiglia. Eh no, così non va bene. Lo so, però qui parlando mi viene da bere. Ma basta che ti abitui. Sai cosa devi fare? O acqua o tisane durante il giorno, sovente berne anche solo due o tre sorsi. Veramente, cioè, guarda che non scherzo, il corpo poi resta abituato e te la chiama proprio, non è che... Sì, sì. Io mi porto sempre la bottiglietta in giro, anche quando non ho sete, però magari un sorso o due, e dopo poi ti fai quasi l'abitudine, cioè ti fa venire... va bene. Ma Andrea ricomincia da tre. Ma le palestre da voi sono chiuse? Tutto chiuso. Sì, hanno chiuso tutto. Ah, hanno chiuso tutto. Anche i ristoranti, bar, tutto. Sì, anche da noi. Le ristorante. Sì, beh, ristoranti da sporto. Qualche negozio aperto, ma poca roba. Chi è che compra? È un po' un casino, no? Ma... E le scuole invece? Le scuole sono ancora aperte. Bene. Ah, sono aperte le scuole? Sì. Noi solo fino alla terza media. Ma tutti? Sì, perché Lara va in terza, dalla prima alla quinta, è tutto aperto, le medie, il liceo, sì sì. Ah, ok. Ma ragazzi, aiutatela, che c'è Barbara che non riesce a bere. Come che è successo? Fare? Barbara non riesce a bere. Cioè, non riesce a bere. Come me, che beve poco. Bevi ogni tanto durante la giornata, bevi un sorsino tutte le volte che puoi. Non riesce a entrare, Giovanni. E anche Giovanni, mi dispiace, non so, il link te l'ho mandato. Ma se clicchi sopra, Giovanni, cosa ti viene fuori? Strano? Non è che mi hai dato un link sbagliato, Paolo? No, aspetta che lo ricopio, lo rimetto qui, ma era quello. Te lo rimetto qui, Giovanni. Ma da YouTube non riesci a entrare? Cercando YouTube, no? Strano. Ma noi siamo entrati da YouTube. No. Sì? Moderatrici, invece di pensare a me, aiutate Giovanni. Invece di pensare a me, aiutate Giovanni, su. Se clicco sopra, mi si riapre questa stessa chat. Sono su YouTube. Ma non è di fianco alla chat, noi ce l'avevamo di fianco alla chat, giusto? Siamo andati fino in fondo ai messaggi. No, dovrebbe portarlo in un'altra pagina, deve mettere il suo nome. Ma lo sa perché l'ha già fatto, ma si vede che gli dà problemi il link. Ah, ok. Non lo so. I miei figli tutti a casa. Giovanni, tu devi mandarti il link su Facebook. Dove sei, Barbara B? Barbara c'ha tutti i figli a casa, mannaggia. E a Livorno. Livorno, Barbara. Antonino. Zio Antonino ha finito la partita. È tornato, zio. È tornato lo zio Antonino. Ma ci senti? Paola, chi è? Ci senti, zio? C'è anche la Piera? Dov'è la Piera? Non ci sente, mi sa. Dov'è la Piera? Ciao, Piera! Ciao, eccola lì. Tutto bene? Ciao, zia, sei morta, zia. Io posso solo scrivere. Ok. Ti sentono se parli. Tu scrivi, noi leggiamo. Allora, zia, raccontaci una barzelletta delle 11:20, dai. Siamo solo noi? Siamo solo noi. In video sì, che ci ascoltano un po' tanto. Siamo solo noi. No, non siamo solo noi, c'è il mondo che ci guarda. Siamo 17. Cosa? Siamo in porta sfortuna 17. Dio.
il 22 sì. Porta fortuna. Hai visto la partita, no? Sì, un pezzo, poi ha vinto il Milan. Priorità ai cugini. Ha vinto il Milan, sì. No, 2-1. 2-1, sì. Grande. Tu l'hai vista? È stata una bella partita. Aspetta, Dove vai? Dove vai lo zio Tonino? Sta facendo strano che c'è il zio. Sei ancora sveglio a quest'ora. Ciao Giovanni. Ciao Giovanni. Eccolo. È lui che non può parlare, no? Ciao Giovanni. Ah, fa vedere, che buoni, cosa fai zio? Ma tu li vedi? Io non li vedo, porca puttana. Non dire parolacce. Che parolacce, zio? Che buoni. Ma sei fuori? Ma come mai? Se fantastic, se magnifique. Io scusa, ma la dieta che ne parlavamo. Giovanni si è bloccato. Spegni il fuoco. Ehi, quando non sai cosa fare. Mamma mia, ne mangerei uno adesso io. Non vediamo più Giovanni. Anche ma non c'è niente dentro, mi devo riempire. Ehi, chi mi ha levato? Ma che connessione avete in Piemonte? Stai facendo tutto tu, eh? Eccolo qua. Sono okay. Da riempire, Marco. Sì, lo so, ma la crema ce l'hai. La faccio domani, eh. Zio, devi condividere qui, hanno detto. Ma quelli sono buoni caldi. Buoni, zio, ora ti tocca condividere qui. Devi dare poi dobbiamo parlare una alla volta, se no non ci capiamo. Paolo, cosa hai detto? Ha detto Anna che devi condividerli qui. Condivido. Venite a prenderli. Sono qua. Buoni cannoli. Zio. Devi condividere, schiaccia il link. Ecco, adesso premi sul link, metti la crema e mandane uno a tutti. Dove c'è la legata? Che fa? Vedi che io ho fatto con la stagnola. Ma toglila. Con la stagnola è per fare il cannolo, domani mi riempio. Ma se togli la stagnola cosa succede? Che va il buco. Se ti rimane il buco, la bravo, Piero. Chi mi ha messo in pole position così grosso? Paolo. Speakman, come si chiama? Speakman. Direttore, mettimi a posto, mettimi in quadro. Eccolo. Dividici in quattro, dai. Non stare sotto, sopra di me. Cosa vi devo dire? Venite a prendermi. Adesso arriviamo. Non si può, zio. Zio, non senti solletico? No, guarda che così mi stai grattando qualcos'altro. Marco, grazie al mento di zio. Ci sto provando, ma no. Vai. Zio, alzo la testa. Va bene, guarda il soffitto. Yeah. Ecco adesso. Marino. Sono dentro la tua pancia, guarda. E io non tiro fino a lì. Scrivete più grosso. Ma più grande di questo. Metti i binocoli, zio. Guarda, più grande di così. Brava la zia Piera. Vedi? Fatti la zia Piera quelli. E un altro andare? Strano che adesso c'è il tablet. Allora, hai messo il tablet? Adesso sì che ci vede. Il tablet adesso. Adesso vedi più grande, guarda. E adesso vedo bene. Mamma, il mio relax. Bravo, zia Piera.
Bravo, Dio. È ritardo quello. Questo qua è in ritardo. Vabbè. È in ritardo questo, non va bene. Ah, vabbè. Vabbè, fa lo stesso, zio. Sì, perché YouTube, zio. Era, mi stai mettendo le maniche dentro quei cannoli. Non toccare i cannoli dello zio. Ma adesso che sono buoni, zio, caldi caldi. Così, e me zio, fai la brava. Vai, zio, la si brava. Mangiano caldi quelli. Non volete un po', volete a casa voi. Ormai è anche zia nostra. Ormai anche zia nostra, ha scritto. Zia, sei la zia d'Italia. Sei diventata la zia di tutti. D'Italia. È lo zio d'Italia. Quanti nipoti che ho? Tanti. Vabbè. Zia, molla il, zia, molla il cannolo. Zia, molla il cannolo. Oddio. Zio, ma che ora sono lì da voi? Cosa detto? Io che sono? Qui da noi sono le 11:30. Marco, poi caldi esce tutta la crema, hai capito, zio? Anche se son qui caldi, sono caldi esce tutta la crema, è vero? Sì, però quelli non vanno scaldati, come fate? No, ma io ho detto, no, mangiarli caldi così dicendo, come sono. Sta dicendo che quando sono caldi, se metti la crema, poi esce tutta la crema. È vero. Esatto. Anche che se tiro via adesso... Bisogna vedere se riesce a togliere la crema. E per quello ti ho detto di provare a farne uno. Eccezionale, la vecchia per... Eccezionale. Meglio se riposano un po'. Perché mio deve riuscire a togliere la cagnola. Meglio se riposano un po'. Dai, uno in live però, facci vedere. Mi è venuta voglia. Devi ricordarti di togliere la cagnola. Dai. Fagli vedere che pulisci il cagnolo. Sì, ma fallo davanti alla camera, zio. Fagli un mukbang. Qua davanti vogliamo vedere. Zia, devi girare così e tirare. Io non ti vediamo però, devo aspettare che diventa cavelle, toccati le scalloni, sì. Non si può, domani te lo faccio vedere, dai martedì in live. Domani... no, lascia stare, ma la la pasta sfoglia l'hai comprata. Psichedelico lo zio, psichedelico. Faccio tutto io, me. Aspetta, zio, ti metto una canzone adesso, dai. Così è bellissimo. È bellissimo lo zio Antonio. Bello, che carino. No, togli la musica. Ma non è famosa questa. Volevo far ballare zio e mi bannano poi, dici? Ma chi mi mette a ballare? Secondo te mi metto a ballare? No, la luce mi scaldo le mani, è calda? Guarda, c'è anche la luce, vedi, fa luci rosse proprio. Oela! Mi sto scaldando le mani, vedi o no? Ma cos'è quella roba? Dio, guarda, non farò vedere tanto che quella vuole papà, se no poi freddi non si leva più. Domani le dico a papà che ce l'hai, la vorrà di sicuro. Copyright, lo so, adesso staccato. Hai letto il consiglio della stagnola? No. Ha detto che devi toglierli quando è caldo, la stagnola. Devi levare la stagnola quando sono caldi, se no poi freddi non si leva più. No, si spaccano tutti così. Dici? Sì. Così dicono, Diteglielo, dire alla stagnola ora. Boh, io non me ne va, ne la stagnola, non lo so. Stagnola. Grande. Magari Barbara fa la pasticcera. Infatti, non lo scrive mica così. Quando sono freddi si rompono. Quando sono freddi si rompono, ha detto.
Eh sì, zio. Hai provato? Guarda lì che lavoro. Assaggia. Fai l'assaggio, zio. Eh no, deve metterci la crema. Non c'è niente dentro. Mettici una fetta di mortadella. Il mukbang di Si spacca. No, domani non toccare quei E ora litigate in diretta, ragazzi. Dai che facciamo. Chiediamo la live, grazie. Come tu non ci grazie per averci seguito. Facciamo la prossima. Olè. Dio. Boh. La zia non ce l'hai la Nutella a casa. La zia non c'è più. Ce l'hai la zia, sei sporco di sangue qui. Anna, non ho dubbi. Merilu, coi cannoli ci sappiamo fare. Ragazzi, no. Dove andate? Presto. Noi andiamo a nanna. No. È ora. Cosa andate a fare a nanna? Tanto domani è festa. Lavori Antonio domani. Certo. Domani, no. Oggi. Oggi che ho? Sono 11:30. Dai, vi faccio vedere grandi. Grazie. Allora, hai detto martedì, Paolo? Sì, martedì verso le 9. Dalle 9. Martedì. C'è la Coppa Campioni martedì. Basta tu calcio. Ah, vabbè, ma veramente? Ma chi sì, gioca? Ma chi gioca la Juve martedì? E beh, ci fai la telecronaca live, zio. Ma che telecronaca? Non posso fare la telecronaca guardando la Juve qui. È meglio di no. No, zio, ma la faccio io, dai. Ma collegarsi qui con voi è più divertente che guardare la Juve. La partita la puoi guardare il giorno dopo su streaming. Sì, quello è vero. Registrata. No, ciao, hai visto... Ciao. Ma non avete visto niente voi? Hai visto l'Inter? Che gol, che rigore che gli ha dato? L'hai detto? L'Inter, cosa? Che rigore che gli ha dato l'arbitro? Sì. Ma vogliono farla vincere. Ma dici? Sì, ma... tuo padre mi ha telefonato. Addirittura. 2-0 per il Torino. 2-0 per il Torino. Ti ha pompato? Ti ha pompato? No, ma ha detto speriamo che ne fa 3 o 4, così lo mandano via a Conte. È andato a farne 4 l'Inter, vabbè, come gli ha fatto. Comunque ci sentiamo, ci vediamo martedì allora. Dai, ma sì, un salutino ve lo faccio martedì. Ciao Barbara. Ciao Barbara. Ciao Barbara. Che Barbara di batteria. Ciao Barbara, tu di sempre con zio. Ciao Barbara. Un saluto zio Tonino. Ciao, ciao. Ciao, buonanotte. Buonanotte. Ciao, buonanotte. Ciao. 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 Un bacio, ciao. Baci, ciao. A martedì. Ciao. 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 Se vuoi sapere... Sarà partita, ci chiamo zio Tonino. Lo zio che tutto sa. Che partita c'è. Lui chiama zio Tonino, è vero, di calcio ne mastico. E anche i cannoli mastichi. Anche i cannoli. Ma scusa, hai detto che siamo in 17. Adesso 13. E gli altri 10? Stanno scrivendo. Si vedere. No, sì, ci seguono, guardano. No, è entrato Giovanni per un attimo, poi è caduto. Chi è Giovanni? Giovanni chi? Giovanni. No, non lo conosci, Giovanni di Berlino. Vedi, se non li vedo... io i commenti li metto grandi un po'. No, ho capito. Ma io non è che... Di faccia mi ricordo il figlio dell'Antonio, mi ricordo... Sì, certo. Quei due con le cuffie che adesso mi scoprono i nomi. Con le cuffie? Ah, Riccardo... Riccardo non è il figlio dell'Antonio? No, quello è Manuel. Manuel, allora
mi confondevo. Riccardo è quello là con le cuffie, che c'ha anche lui un canale così. Sì, bravo, bravo, bravo. E l'altro ragione, Barbara. Di cosa? E dei cannoli con la stagnola. Ah. Ah, hai capito? Barbara ha detto che aveva ragione, zio. Detto. Che toglie la stagnola quando sono caldi è più facile. Dice di aspettare quando sono freddi. Ma hai comprato la pasta sfoglia pronta, sì. Per forza, mi metto a fare la pasta sfoglia. È casino fare la pasta sfoglia, lo so. Ci va tempo, devi mettere in frigo, sì, lo so. Per quello te l'ho chiesto. E poi li sono rotolati nella carta agendata e basta. Se devi fare la pasta poi vai in un supermercato, con un euro ne compri una già fatta. Sì. Ma poi li devi riempire domani? Sì, ma la prima pasticcera ti va un attimo a farla. Ah. Poi puoi metterci quello che vuoi, cioccolato, marmellata. Nutella. Lo so, la panna anche, no? Volendo la panna, sì. Però è meglio la crema, è più consistente. Certo, è più buona. Ma Carlo ci ha abbandonati, eh? Carlo è andato ad arrestare qualcuno, veramente. Strano. Carlo di Sardegna? Sì, era qua. Ah. È entrato un secondo. Sì. E invece Ivan non si fa sentire. No, non so. No, beh, Ivan sarà già a letto. Ivan entra ogni tanto, scrive, però non è mai entrato con la live, con la telecamera. La pasta spoglia ci vuole pazienza per fare. Lo so. Ci vuole tanto tempo e pazienza, per quello ho chiesto. Se l'aveva fatto, ma... È meglio farlo. Devi impastarlo, piegarlo e metterlo nel frigo. Quella tiri fuori, rimpasti, pieghi, fai gli strati e li metti nel frigo. Devi farlo così 5-6 volte e poi ti viene. Panna con crema pasticcera, dicono. Io domani faccio la crema pasticcera. Anzi, la fa la zia, voglio, la faccio fare a lei. Tonno per chi tifi? Tonno? Ancora a scrivere Tonino. Tonno. Per il grande Torino, tipo. Chi è che ha scritto? Tonno. Si chiama Antonio, anche lui. Ah, allora, digli che è tipo per il grande Torino. Che siamo quasi primi in classifica da sotto, però. Anna Maria, facciamo anche delle torte, panini, crepe. Facciamo tanta roba. Zio, cos'è la chantilly? Crema chantilly. È tipo quella pasticcera? Sì, è una palla del genere, sì. Mm. Oh, guarda che io non sono pasticcere, No, ma io non lo so, tu cucini. È una crema? Una crema. Mi piace dilettarmi, quello sì. Adesso mi viene il dubbio di sti cannoli. Perché? Mi venisse la cagnetta. Perché? Uno dice, porca puttana, mi è venuta la... È lento, zio. È lento. Ah, vecchio. Con l'aggiunta di panna. Ah, li metti la panna dentro. La crema chantilly. È più buona ancora. No? C'è un gusto più. Amo più della pasticcera. C'è la panna in più. C'è freddo qua adesso. C'è la maglietta. Sì. No, io c'ho il maglione. C'è anche i termoacesi.
Sì, c'era. C'è la panna in più. Sì, su YouTube si sente il... ho aperto YouTube e c'era. Quella che ho detto io. Hai ragione. Posso togliere io quella parte? Me lo rubi per me dire l'altro. Dun, 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 dun. Io no, io maniche lunghe. Ma sei ancora anche su YouTube live, giusto? Certo, certo. No, non ho scritto in tanti, eh. Su Facebook. Sì. Su Facebook, sì, sto guardando. Oggi poco. Crema pasticcera con aggiunta di panna con aggiunta di cannolo. Due sono live su Facebook. Anna, che tu e lei avete sempre le maniche corte. Accaldati. Beh, giù da Anna ci sarà molto più caldo che qua. Ha detto che era brutto, c'era vento, freddo. Ah sì? Sì, anche Mary Lou abita lì vicino. C'era la neve. Qua siamo sotto zero adesso. Ha detto, ieri era incredibile. Qua siamo a esattamente... No, 3 gradi. Zio e zia maneggiano ancora i cannoli. È zio che toglie la carta stagnola. Zio, che combini? Aia, allora non ti dico la mia. Avrò già capito, sarà Juve anche lui. Per quello sicuramente. Ah, si è passato il vento. Sì, c'è freddo, ma io sono sempre accaldata. Anche gennaio. Io pigiama antisesso dai primi di settembre. Anche io ho il pigiama pesante. Qui tutto gelato oggi. Ma... qui oggi si stava un po' meglio. Sì, ieri c'era un freddo da morire qui, mamma mia. No, ieri sembrava di stare al Polo Nord, veramente. C'era anche la nebbia, tutto... Sì. Oggi un po' meglio, anche al lago era bello, passeggiare là. Sì. Ci stava bene oggi. Qui mi secco. Sono tutto un fuego. Poi vedo te e ti saluto. Anna è sempre troppo gentile. Io le calze di Babbo Natale. Come belle quelle calze calde, calde. Le calze di Babbo Natale? Ce le ho anch'io qua. È vero, le ho viste ieri. Ma adesso non ce le ho, sono a piedi nudi. Andrea. Che mi fai sentire. Il pigiama antisesso. Ah, zio, quanti cannoli sto bucciando? Va bene, sempre in attesa. Vedo che Riccardo va alla tosse. Ancora? Mamma mia, non gli passa più sta tosse. No, gliel'ho scritto, non... Ho sempre i piedi gelati, meno male che mio marito ha sempre i piedi caldi. Mi scaldate i piedi. Ti scalda. Non fa per me il pigiama. E anch'io non lo usavo prima. Sono 4 anni che uso il pigiama. Doppio. Ci fai vedere. Zio, ci sei? Gira la camera. Sta sbucciando i cannoli. Ah, ok. Ci fa vedere le mattonelle. Che buoni, mo me li faccio anch'io. Mi ha dato una bella idea. Adesso?
Sì, la taglia a striscioline e la giri su sul. Sì. Poi fai con la carta stagnola, fai dei bastoncini. Ok. E poi li metti attorno. Buoni, buoni. Io la mia vecchiaia avanza che uso il doppio pigiama. Ti vengono i dolori qua. Il dolores della vecchiaia sta ciucciando i canali. Ma sono vuoti ancora. Stai ciucciando i canali. Come fai a dire che sono tutti i canali? La decenza inizia ad aprire, i primi caldi mi restare, poi mi rimetto come gli orsi in lettergo. Se vieni in Germania, Anna, ti serve il pigiama, il tutore per il freddo che fa. Carlo che combina. No Anna, non la vecchiaia, la Germania. Si sente la TV, chi è? La D'Urso. È la TV di zio. Oh, il tutore. Ma Livio ci sarà ancora? No, se non scrive più. Se vengo in Germania mi sa che ho ancora più caldo, Anna Maria. C'è Marco, ti ricordi? E io anche se c'è Marco ho sempre freddo comunque. Vedi? Ma quando ti ho fatto l'intervista sudavi, vedi? Sì, mi vergognavo, certo. Si sono appannati anche gli occhiali. Non te ne sono accorti, però. No, non se l'avrebbero scritto. No, ma era poco qua. Ah, Livio c'è, vedi, ecco. Livio c'è. Livio è dietro le quinte. Sta mangiando i cannoli con le sue spalmabili. Ci starebbero bene. Che luce, oh. Chi? No. Se apro tutta la pagina... Ma a te lui non piace, Paolo, tuo fratello. Quello è vero. Sì, ma c'è anche la moglie di Marco. Anna, non dimenticarti. Qua tutti hanno il marito che dorme a fianco. Che storia. È vero. Il marito che ruzza. No. Zia, ha messo la panna. Oh. Facciamo finta che non c'è. Io poi non sono a gelato. Facciamo conoscere un tedesco ad Anna. Un Deutsch. Con gli occhi azzurri, i capelli biondi. Con gli occhi biondi e i capelli azzurri. Il principe azzurro. Zio, raccontaci. Descrivi. Descrivi cosa stai facendo, tipo la Benedetta Parodi. Oh, per cui sei rotto, però. Okay. Ha chiuso tutto. Buonanotte, zio. Un marito non dorme e fa la lavastoviglie, meno male. No, non mi piacciono, a me piace solo lui. I tedeschi amano gli italiani e le italiane. Gli italiani. Ma Marco è mezzo tedesco ormai. È vero? 20 anni che sono qua, mamma mia. Eh? 20 anni che siamo qua. Anche io. È tornato il cannolo, è tornato zio. Zio, mangi un cannolo dal vivo. Hai messo la panna, ti ho visto, eh? No, li vedi? No, abbassa il telefono. Sì, quasi. Eccoli là. Senza storia. Lo vedi che lo prendo?
Sì, sì. C'è anche il vassoio da pasticcere proprio. È vuoto. Che buono. Cattivo. Ma mettici un po' di Nutella. Non ce l'ho. Ciao Andrea. Te ciao Andrea. Te per oggi. Alla prossima. Buonanotte. Dai, prendi tutto. Come sono, zio? Non so prendere. Ecco, io ho la moglie. Cosa faccio? E poi dicono che devi dimagrire, come fai? Con i cannoli. Se tu non li facevi i cannoli, non li mangiavi. Allora, avevo questa pasta sfoglia che mi scadeva. Ah, ok. Allora ho detto, la buttiamo via? Ma no, facciamo un dolce. Mi è venuto in mente questo. Ma si è fatto bene. Adesso però devo bere. Non avete sete voi? Io sto bevendo l'acqua. Quasi finita. Adesso vengo a bere anch'io. Vino? Per forza. Oi, oi. Volevo entrare cosa? Il respiro profondo. Io? La sigaretta. Ho respiro profondo. Ho fatto un sospiro. Ho fatto un sospiro, zio. E appunto. Sembra che stai fumando. Sì, no, ma sto fumando adesso. Sembra. Sto fumando la sigaretta elettronica. Che fa bene alla salute. Aspetta, voleva entrare Tiziana prima. Perché non è più entrata? Poi ti è svegliato il bambino. Ah, ok. Sti bambini. Sti bambini. Che disturbano. Ma Lara e Noemi dormono sempre così bene. Ciao Eli, buonanotte. Buonanotte. Buonanotte Eli. A domani. E ha detto domenica non poteva stare fino a tardi. Si svegliano tutti presto. Solo Anna rimane sempre fino all'ultimo secondo. Sì, ma devi dirgli che si facciano vedere. Lo so, sono timidi. Non entra nessuno qua. Esatto, sono timidi. Anch'io sono timido. Fanno effetto i legnetti. Chi? Tu timido? Sì. Perché non sono timido. No, non credo. Ci fai venire la tosse a tutti. Vabbè, domani non hai la sveglia, zio. Domani? Non hai la sveglia. Domani no. Posso alzarmi a che ora voglio, le 9, le 10, le 11. Vado un attimo in bagno, arrivo subito. Sì. A tra poco. È normale, Anna Maria. Grazie Anna. Stai cercando di leggere? Non hai fatto capire. Ma che ti sei messo così? perché non vedo bene. C'è scritto faccio sempre tardi Paolo. Per te. Perché faccio sempre tardi Paolo? Perché? Perché? Non ho... Va bene, dai. Ma
E lì com'è? Sempre uguale, no? Da noi? È sempre uguale, stiamo a casa. Ormai siamo abituati a stare a casa, stiamo a casa. E... Anche quando puoi uscire ti sembra strano, dici no, ma sto a casa. Me. Ma sì, ma io non mi annoio, guardo un po' di tele, gioco a carte con la zia. No, lo so. Bisticcio. La mando a quel paese, faccio di tutto. Cucino. Sì, poi passa la giornata. Ringraziamo. La gelateria è chiusa, Antonio. L'anno scorso è rimasta aperta e lavorava benino, però quest'anno è stata costretta a chiudere. Hanno chiesto perché non trasformare la gelateria in pasticceria nel periodo invernale. Viene lo zio a fare i dolci. Sì, al suo posto. Viene a fare i cannoli. Sì. Ma lo sai che ha fatto tutte le domeniche scorse, tutte bellissime. Anche il sabato. Lo so, ma anche qua tutto bello. Se era aperto, lavorava tantissimo. Sai cosa posso fare io? La pizza. La pizza. Ma sai che faccio una pizza buona? Ci credo. Ma l'ho mangiata una volta. Sì, l'abbiamo fatta. Ma mi sono migliorato tantissimo. Ah sì? Bello. Guarda, addirittura io quando le faccio di più, me le congelo e poi quando voglio la tiro fuori, ma sembra appena fatta. Ah, tu scaldato. Fai la forma già? Sì. Già cotta, Già cotta. Ah, con gli ingredienti già? Tutto, finita. Ah, come quelle che vendono, surgelate. Sì, la faccio raffreddare sì. E poi la congelo. Ah. Quando la voglio mangiare la tiro fuori, la faccio scaldare nel forno. Quando è bella calda, la mangio. Una buona idea, bella, sì. Tanto fare l'impasto per due pizze, lo fai per quattro e ti metti da parte due pizze. Capito? Sì, non ci avevo mai pensato. Oggi volevo fare poi niente, polpette e patate. Oggi voleva fare la pizza, poi ha cambiato, ha fatto polpette e patate. Ho capito. Vabbè, buone polpette anche sono buone, se sono fatte bene. Polpette e patate fritte. Se no può fare le patate, gli dà una mezza bollita, sì. Poi le scava un po', gli mette l'impasto della polpetta, dentro il buco che ha scavato e le fa andare in forno. Ah, le patate ripiene. Le patate ripiene sono buonissime. Lo so. Poi fare le patate, i zucchini, i pomodori. Sì. Le ho fatte anch'io, le zucchine ripiene. Buonissime. Sì. I carciofi. Però i carciofi li devi fare in una pentola bolliti. Capito? Non li fa tua mamma i carciofi ripieni? Sì, certo che li fa, certo. Però quelli vanno bolliti. Sì, ma c'ho carciofi... la batteria al 15%. Vabbè, dura mezz'oretta. Mezz'oretta? Guarda che mezzanotte è un minuto. No, scherzo, quando vuoi. Fai tornare Marco. Aspetta che torni quello lì che... Sì. Ha fatto una mega olinata scaricata. Ha detto che ha fatto tutto al forno. Bene. Fa meno male. Anch'io metto tutto al forno. Dì che fa meno male. I peperoni ripieni anche. Di tutto puoi fare. Le melanzane, però la melanzana non mi piace tanto. No, a me piace zucchine e patate.
E i pomodori sono buonissimi. Pomodori volevo dire, quelli però quando trovo quelli grandi però. Li trovi quei grandi, li tagli a metà, li tagli a metà e te ne vengono due. Sì, sì. Due mezze, ripiene. I pomodori anche, mi ero dimenticato, sì. Melanzane non mi piacciono tanto, sono amare, rimangono nel, così, fatte così. Che cosa? Le patate? No, melanzane. No, no, non mi piace nemmeno a me. No. Melanzane buona impanata nell'uovo, nel pan pesto e poi fritta. Ah, sì, la così una, è un'altra cosa, sì, sì. Sono tornato. Ho fumato una sigaretta. Ciao Anna Maria, buonanotte. Buonanotte Anna Maria. Ciao. Chi è? Anna Maria mia cugina? No, no, no. È qui. Vieni qua. No, sei già dentro. No, non ho... La zia gli piace guardare. ma non vuol farsi vedere. Ci segue. Ti piace ascoltare come gli altri, vedi? Alcuni non scrivono. Ma Biosonoro mi ha fatto una domanda. Sì, ho risposto io per lui, prova. Ah, ok. Sì, sì, sì. No, no, vai, vai. Scusa, ti chiede, hai pensato di trasformare la gelateria in pasticceria? Sì, non va tanto qui. Ma gli ho detto che sei stato aperto, ma poi hai dovuto chiudere. Sì, no, sarei rimasto fino a dicembre, ma ci hanno fatto chiudere. Poi lavoravi bene col gelato, no? Anche di sì, solo da sporto, sarebbe stato troppo poco. Tu vedi, zio, quanti cannoli hai mangiato già? Vedo che mastichi lì. Ah? Cos'è, vino? È vino o Campari? Acqua e vino, acqua e vino. Marcellino? Marcellino, sì. Marcellino, pane mio. Acqua e vino. Sei sordo. Ma il pane l'hai mangiato prima. Pane, ho mangiato un cannolo che si era rotto, primo. Ok. Fuma, fuma. Guarda in che stato sei. Se va nel tuo ufficio c'è la nebbia. La sai quella là, no? Di chi? Uno scheletro si mette fuori dal cimitero. Ok. Perché tutte le mattine davanti al cimitero passa un panettiere con la bici e va a portare il pane, no? Allora passa una volta, passa un'altra. E allora lo scheletro ha detto, una volta o l'altra a questo qua lo faccio morire. Allora si mette davanti al cimitero lo scheletro, la barzelletta di fantasia, no? E si mette a fumare. Arriva il panettiere con la bici, vede questo scheletro. Lo guarda e gli fa, fuma, fuma, guarda in che stato sei già. Uno scheletro. Zio, cosa bevi? Ti chiede Anna. Pane e vino. No, acqua e vino. Acqua e vino. Mezzo bicchiere di vino e poi tutta l'altra metà acqua lievemente frizzante. Lo allunghi con l'acqua. Acqua e vino. Sì, ma non è da molto che allungo il vino. E 60 anni che bevo il vino così. È vero, io mi ricordo sempre che l'hai sempre bevuto. Sempre bevuto così. Meno non nelle ferie, meno nelle ferie che tuo padre lo beveva con la cantosa, lo bevo con la cantosa anch'io. È vero. Adesso non lo beve più da tanto tempo. La cantosa? Sì, no, il vino sempre. Ma lo beve con l'acqua però. Ma meglio l'acqua che la gazzosa, è zucchero puro. Sì, sì, ma è lui che l'aveva con la gazzosa, eh? Mezzo litro a pasto di gazzosa. Era troppo.
arrivava, si faceva già una birra a canna subito. Leggi, zio. Sì, no, zio. La mia nonna diceva meglio un bicchiere di vino senza acqua che con il vino. Allora, lo so, dicono tutti così, ma io non riesco a berlo. Se io bevo due bicchieri di vino puro, mi tiro la testa. Invece io? Così ne posso... Sì, no, sto rispondendo a Biosonoro che ha scritto. Sì, c'ho il braccio tutto tatuato. Come completamente. Lui. Da sotto a sopra. Anche lui, ok. Io niente. Tu, zio, hai tatuaggi? Io? Sì. C'ho un trattore quattro ruote motrici. Dove? Dove? Prova a pensare. Quando mi impantano vengono via bene. Un trattor. Quattro. Fai festa con zia quando bevi vino puro. Ah sì, la zia ormai è vecchia, la zia. La zia no. È meglio che sto zitta, Marco. Sì, non commentare, zia. No comment. Non c'è da lamentarti, porca. Non mi fare parlare male, Piera. Dai. I tatuaggi. I tatuaggi? Zia, difenditi. No, mi difendo sì. No, zia, hanno scritto, zia, difenditi. Sì. Però meglio che sta brava lì, perché sennò legnate. Legnate. E niente cannolo, ricordo. Niente, domani. Eh? Domani faccio festa. No, niente cannoli. Cannolo, quando vai a letto, zio, lei li mangia. Sì, sì, domani mattina si sveglia prima, sicuramente. C'ha colazione, te ne lascia sì. Mezzo. Domani mattina, se li trovo ancora domani mattina. Chi si sveglia prima di voi due? Io. E allora, zio, dai. Ah sì, al massimo ve li faccio. Te li che fai freschi non... domani. Sono loro che invecchiano. Hai sentito cosa dice Anna? Lui è giovane, zia. Lo sai che noi donne siamo sempre giovani, sono loro che invecchiano. È vero, invecchiamo, ma voi avete sempre bisogno di noi, però, cara Anna, ricordatelo. Ma sì, dai. A letto, no, no, non vengo a letto. Li fa la guardia ai cannoli adesso. Portateli a letto, zio, li metti vicino al comodino. No. Non c'è una cassaforte. Mettili in cassaforte, zio. Per un po' di pasta sfoglia. E più fare tutti quei cosi lì di stagnola. Non buttarli via che poi me li dai a me. Perché ormai una volta che li adoperi non li puoi più adoperare. Mi devo comprare quelli di ferro. Devo comprarmi quelli di ferro. Sì, poi li fai tutte le settimane, lascia stare, dai. Davvero, sono un po' inquietato che palle, poi facciamo Poi se ce li hai li usi perché li hai comprati e poi inizi a fare i cannoli tutte le settimane. Una volta volevo fare i cannoli siciliani. A fare l'impasto? Sì, li ho fatti anche,
ma è difficilissimo, non vengono bene. Ho visto come si fanno, una volta mi sono guardato un video su YouTube. Sì, ma non ti vengono a te. È difficile. E allora cosa ho fatto? Ho visto che bisogna fare un quadrato da 15x15, poi la rotoli, e io dovevo trovare il cilindro. Però quando mi metto in testa una cosa, lo voglio fare, no? Bon. Sì. Allora cosa ho fatto? Ho preso il manico di una scopa. Il manico. L'hai spezzato? Sì, però dentro c'era del ferro, c'era un tubo di ferro. L'ho segato tutti i pezzettini così, li ho sterilizzati, li ho fatti bollire. No? Che casino! Che casino! E dovevo trovare un'attrezzatura. Sì, sì, sì. E poi ho fatto questa pasta di cannoli, come avevano detto, con tutto, e li ho fatti friggere. Ma non sono venuti, sono venuti. Il cannolo è venuto, ma tutta un'altra roba, non è sì. Secco, croccante. No, è facile. Ti aveva fatto una domanda, Anna. Come? Ti aveva fatto una domanda, Anna, intanto. Dimmi, ma se vuoi una... Non riesco a vedere. Aspetta, Ah, aiutino, adesso ho capito. Poi dici le pastiglie? No. Comunque hanno scritto non le prendo ancora. Anna, non le prendo ancora le pastiglie. Fortunatamente si muove bene mia moglie ancora. No, biosonora ti provoca. Hanno scritto forza Juve, zio. Quello mi fa arrabbiare, Che ingegnoso lo zio. Per fare i cannoli. Ma bisogna provare una volta, sì. Anch'io ho provato a fare la pasta sfoglia in casa, mamma mia, mi sono ammattito. A far che? La pasta sfoglia. Ah, ma quelle cose le prendi pronte, poi... Sì, ma io ero in Brasile. Ah, ok. Ero in Brasile e non trovi la pasta sfoglia al supermercato. Non ci sono neanche le brioche, non c'è... Ma va. La usano la pasta sfoglia, ma è diversa. Ah, ok. E allora mi è venuta una voglia di brioche, sai. Tu me le faccio io, no? Mamma mia. Complicato. Tanto burro, vero? È burro puro con la farina, e poi come ha detto zio lo metti in frigo, poi lo devi ripiegare, devi fare gli strati, no? Col mattarello, che casino. No. Ehi, 5%! Vi devo salutare, dai! Vai. Dai, vabbè, ci sentiamo. Zio. Se vuoi, buonanotte a tutti! Ciao, buonanotte, zio! Ciao, zio! Saluta anche la zia, ciao. Salutate tutti. Ciao a tutti, Ciao. Martedì vi faccio sentire un attimino martedì e basta. Dai, entra. Va bene. Tu mandami sempre il link, se no non posso entrare. Sì, va, certo. Ciao zio, buonanotte. Ciao zio, un bacio. Ciao. Buonanotte. Ciao. Ciao zio. Aspetta che adesso devo spegnerlo, che non è finito. fatto adesso sì, sei riuscito e non è facile uscire a volte, se non sai dove schiacciare subito . Poi impari ma se chiudi la pagina esci per forza. Ci hanno abbandonato tutti. Sei sempre 10, però sono 10 che ci guardano. 10 persone, meno 9 sono 8. Ah, è vero, ma anche noi siamo contati, no? Mica siamo su YouTube noi. Ma penso di sì, Se tu esci io penso che vedo 9 poi, Ma che? Quelli sono quelli su YouTube che stanno guardando, noi non siamo neanche su YouTube, Paolo. Ah, è vero, dobbiamo fare 10 più 2. Sì, più 2, noi siamo qua, 10.
Ah, con noi? Sì. No, 10 che stanno guardando su YouTube. Noi non siamo neanche su YouTube. No, se io ho 9 su YouTube e 1 su Facebook. Quindi 10. Se io su YouTube, me ne metto uno in più, no? Capito? Ah, ok. Quindi prima che eravamo in 17, eravamo in 6 lì? E 17 lì, eh sì. Ah, ok. Almeno, penso, se io entro su YouTube adesso, dovresti vederne uno in più. Viene 11. Sto entrando adesso su YouTube. No, 11. Ah, non sei ancora entrato? Adesso sono dentro. E 12, sì. Dovresti vederne uno in più. 12. Giusto? Giusto, giusto. Sì, è aumentato, detto. È aumentato di uno. Quindi noi non contiamo. Non contiamo niente. No, vabbè. Vado anch'io a Nanne tra poco. No, vabbè, sì, anch'io, poi saluto. Siamo, sì, uno in più ancora, 13. Sta aumentando. Metti like, Marco, infatti. L'ho già messo. Uh-huh. L'ho messo all'inizio, prima. No, io mi blocco quando non scrivono più. Scrivete, dai. Scriveteci. Che adesso lascio Paolo da solo. Dovete tenerli compagnia. Adesso torna Andrea. No, è andato a dormire. Bravo. Domani cosa fai? Io? Boh. Viene a bere caffè? Domani. Andate con Mirko? Oh, da detto, sì. Vediamo, sì, vengo anch'io. Scrivimi. Sì, metto le 9:30. E Andrea se n'è andato, lo so. Dove vai? Resta qua. Madonna, Anne. Mi sta venendo il... Sto prendendo il ritmo dell'inverno. Mi sta venendo sonno prima la sera. Normalmente vado sempre a letto tardi, ma... Sì. Andrea, sono le giornate più corte. No, Andrea va da fare? Sì, la tromba. Ah, non volevo dirlo. La va da fare. Ma dici che era per quello, ha detto che si alzava presto. Dai, però era bello oggi. Sì, sì, Antonio e Paola poi sono troppo forti. Sono simpatici. Sì. Bello. Anche Manuel, dai, poverino. Sì, Manuel. Antonio era, Antonio era un po' stanco, se no rideva. Si vedeva, sì. Sì. Poi Carlo doveva rientrare, ma... Ah. Poi Livio ci ha intrattenuto con le sue, con i suoi racconti. Sì, è vero, anche Livio. Non ha parlato troppo delle iceberg. Sei 3 ore e mezza live già, mamma mia. Sì. Ma anche Coso è simpatico. Chi è Coso? È Giovanni. È entrato un attimo, non poteva parlare. Perché è romano, c'è proprio l'accento, è forte. Ah sì? Sì, vive a Berlino. Ma che sei di Roma, bello. A Berlino. Non lo so, perché ne vedi 8? Io ne vedo 10. Perché si aggiornano dopo su YouTube. Ah sì, sì. Così ha fatto intendere. Gli ho detto vai piano e lui ha detto no. Vai forte. L'ho letto. Manuel è di una dolcezza. E quindi Manuel gli stava dicendo che voleva la PlayStation 5? Sì, ma sa che non arriverà mai. E poi ha problemi. Tutti l'hanno detto che ha dei problemi. La PlayStation? Lo dico sempre. Oggi una live mini, invece. Ogni volta... Io non sopravviverò a YouTube. No? YouTube mi distruggerà.
No, mi stai occupando tutti i gigabyte, Paolo. Che gigabyte? A YouTube, a caricare tutte queste live. È vero, però va subito online, eh? Incredibile. Sì, infatti. Però sì, perché... ci mette tanto a mettere la chat dopo. Perché mentre stai caricando, mentre stai girando, la caricano. Sì. Mary Lou dice sempre così. Mini strong. Anche oggi ho detto, sì, oggi mezz'oretta, un'ora. Ma sono mezzanotte e mezza, vero? Mezzanotte e 22. L'ho visto adesso qui. A mezzanotte e mezza stacco, dai. L'ho detto anche l'altra volta. io stacco, Paolo. Sì, dai, ci vediamo domani. Ti lascio un po' da solo con i tuoi fan. Noi ci vediamo domani e... sì. E con gli altri alla prossima live. Ciao, buonanotte. Buonanotte a tutti, ciao ciao. 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 A domani. Spero che devo cercare anche io il tasto qui come zio Antonio. Dov'è? Ok, trovato. Ciao, notte. Buonanotte, ciao. Buonanotte. Buonanotte, pasticcino. Tanto sta ancora ascoltando. Boh, ma sono rimasto da solo. Antonio, ci sei? Mary Lou, Anna, scrivete sempre. Chi c'era poi che scriveva? Ah no, non c'è più nessuno. Cioè, ci sono, ma non so chi sono. Buongiorno, buongiorno Mary Lou. No, stavo vedendo chi sta scrivendo. Scriviamo in tre, scrivete in due, io parlo e altri nove ci guardano. Vada Nanna che domani, auf, meditazione e partenza per lavoro. Grazie Antonio, buonanotte. Ci sentiamo alla prossima. Spero che un giorno entrerai in video. Buon lavoro per domani. Anna, oggi facciamo le tre? Rimaniamo io e te, tu e io nella live. Ciao, buonanotte. Ridi. No, anche Mary Lou può rimanere. Eh? Facciamo un trio. Facciamo il trio delle meraviglie. Comunque mi sono bevuto una bottiglia d'acqua, dove l'ho messa? Un litro e mezzo di acqua e non sono ancora andato in bagno. Certo. Vedo che sei d'accordo, va bene. Sempre qualcuno nuovo che entra, poi vedono che non parlo e scappano via. Fai la piscia fino a domani. No, non lo faccio. Vado magari prima di andare a letto e poi basta, fino a domani mattina niente. Mi devo preoccupare forse, non lo so. O la faccio tutta insieme. Un litro e mezzo di... di liquido.
Dopo, e infatti, sicuramente dopo la misca accumula. Poi secondo me il fatto che sono anche fermo, poi quando mi alzo e comincio a muovermi, intendevi quello, lo so. Metto qualche commento qui, se no pensano che parlo da solo. Lo lasciamo così. Faccio finta di rispondere a... se non scrivete vado a dormire. Fra 5, 4, 3, 2, 1. Sembrano cartoline. Quali foto? Ah, le foto che ho fatto oggi. Grazie. È un bellissimo posto. Dai, va bene, vi saluto. Ci sentiamo martedì. Martedì qui e domani di là. Va bene, un bacio a tutti, grazie per essere stati qua, ci sentiamo alla prossima, un bacio, buonanotte, ciao, ciao Anna, ciao Mary Lou e tutti gli altri 7 che ci stanno ascoltando, buonanotte, un bacio, ciao, chiudo. Ciao, ciao.